cari disgustosi, dovreste sentirmi a questo punto. Vediamo se una volta riesco a fare tutto giusto, dritto, liscio, dall'inizio alla fine. Perché a questo punto dovreste vederci e sentirci. Dite qualcosa di intelligente, vediamo. Qualcosa acido desossi ribonucleico. Gabriel mi è piaciuto, eh. Cassandra è fighissima. Come... 5. Vabbè, mi prendo un'ispirazione perché me la merito. Cioè. Ma che, cioè, il master è palesemente contro Cassandra. Io questa cosa io ci terrei a specificarla. Non so chi sia questo master. Chi è il master? Non lo conosco. Io mi stavo preoccupando, chat, perché noi eravamo qua. Countdown, nessuno scrive niente, nessuno scrive niente. Infatti, ma ho sbagliato giorno, non era oggi. Invece pian pianino adesso si sta svegliando. Guarda che ti buttano subito la conta delle kill. Subito. Tra l'altro mi tengono in fondo anche se sono tre. E sì, dovrei stare esatto. Cioè, ma siete cattivissimi. E non c'è scusa perché non è ordine alfabetico, è proprio solo disprezzo. Siete proprio cattivi. Non ve la meritate, Cassandra, non ve la meritate, ragazzi. Però siamo lì, eh. Cioè, un attimo. Denoto del risentimento della chat nei confronti delle kill di Cassandra. Non so perché. Non ve le meritate le kill di Cassandra, adesso non ve le dedico, non ve le dedico più. Cattivi. Mi immagino Cassandra la notte in taverna così che piange da sola. Allora attenzione perché mi dicono Annetta si sente un po' bassina. Io non so se Annetta ha già detto qualcosa. Ah sì. Allora me l'hanno detto anche stamattina in live. Ma il microfono sempre quello, cioè non so che dire. Dai, ma non è che ti si sono abbassate i default le impostazioni di sistema. Ogni tanto capita. Però abbiamo guardato prima con Teo, è tutto uguale. Quindi non lo so come mai. Sono tanto bassa, ragazzi. Beh, adesso che hai il microfono così vicino, già è la svolta. Se ti metti il microfono in gola, no. Non che sicuramente, sicuramente il signor Annetta ha fatto del suo meglio perché è un uomo fantastico, quindi non... Sì, dai. Guardi Annetta che è un attimo che glielo rubo, eh. No, io non vado con gli uomini sposati, per ora. Per ora. Allora, veramente euforico. No, ma pieno di appunti. Ho tre post-it. Sono pieno di buco. Vuoi del buco? Direi che sappiamo chi fa il recap. Ma allora vogliamo fare le cose fatte veramente male? Tiriamo un D20 che c'è il risultato più basso. No, lo sai che qui perdo, ma dannazione! A me va bene. Facciamo decidere alla chat, non ho capito io. No, la chat non fa possibile. Siete cattivi e io lo so come va a finire. Cassandra non fa più riassunti simpatici, eh. Andiamo con il dado. Vado per il dado, guardi com'è conciliante la chat. Oh ragazzi, il dado è... Vogliamo il D20 o il D100? No, il D20 adesso, non cerchiamo il D100. Quindi aspettate, chi fa il numero più basso deve fare il riassunto? Sì. Vabbè, regà, ho capito, vado diretta offrendomi perché tanto... Vi cambio schermata, vediamo questi... Adesso partono i peggio 20, 19, peccatissimi ovviamente. Vado. C'ho l'ansia. 2! Si posiziona bene. Ma io sono malato. Se! Ragazzi, il destino ha parlato, eh. Era chiarissimo che toccasse al nostro Werther, eh. Vabbè, ma io... Dai, Gabriel. Io lo faccio perché così mi piglio un'ispirazione. Allora. Che è più utile che mai, esatto. Calcolando che... Stiamo per morire, quindi sì. Buonasera. Questa sera mi sono premurato di non mangiare niente di quello che ho mangiato l'altra sera, in modo tale da non rovinare un'altra sessione con un mio attacco allergico. Vabbè, le metto la sigla da... Sì, da grazie. Faccio partire, non infattate, regolate il volume. No, ho già abbassato. Saggi. Ok, però è sempre comunque troppo alto, non sento un cazzo. Perfetto. Sono anche raffreddato, te pensa. Allora, dove ci siamo lasciati l'altra volta? Ne sono successe di cose. Pensate che io me le ricordi esattamente tutte? La risposta è no. Ma partiamo dal principio. Era quasi verso sera e c'era un uomo con le gambe catafratte
vicino a un cespuglio, vicino a un campo, queste gambe erano state maciullate dal buon Reyrak, che aveva detto questa volta no, non nominare mai più mia madre, e gli ha frantumato le rotule. In tutto questo io mi allontanavo con il mio cappuccio rosso verso la base dei cattivi che noi dobbiamo uccidere. Ma arrivato a metà del campo mi accorgo che nessuno mi sta seguendo, cosa che ormai avrebbero dovuto imparare a fare, che seguire me è una delle soluzioni migliori per portare avanti la campagna. Come vedremo. Ma torno indietro e il mago che io avevo difeso in tutto un combattimento per far sì che ci potesse dare una mano, decidono di lasciarlo andare con il mezzo morto e portarlo dal borgomastro. Quindi, oltre il danno, la beffa, perché lui si prenderà probabilmente la nostra ricompensa e noi, di nuovo, non abbiamo un mago. Decidiamo, finalmente, senza che io dia troppe spiegazioni, perché ne ho già le palle piene, di andare verso la casa dei tizi cattivi da uccidere. Io mi ricordo di un ingresso un po' segreto, che passa dalle cantine. In realtà non è vero un cazzo, io so che da lì si entra, ma non so che cosa ci sia. Ma riesco a supercazzolare anche il gruppo e ci entriamo e impertugiamo in questa apertura laterale di un corridoio. Ma arriviamo in un punto bellissimo, poco illuminato, con una voragine nel mezzo, dei ponti fatti di sterco e paglia, e cosa comunque carina e interessante, l'abisso parla a tutti. Io, convinto che siano puttanate da mago, me ne sbatto i coglioni e vado giù dritto, trovando anche una porta segreta, mentre gli altri comunque rimangono un po' così, assecondano quasi le voci. Scopriamo che ci sono trappole sul ponte, si apre questa porta segreta e finiamo in un posto con una vasca da bagno veramente grande e una porta che io decido di aprire, ma c'è gente dentro, quindi la richiudo facendo segno di andare via. Loro decidono di uscire, alcuni si pigliano una tagliolata, altre frecce, Cassandra fa una kill, cose incredibili, e li ammazziamo tutti. Ovviamente questo non ha fatto sì che noi avessimo delle informazioni. Decidiamo di continuare e troviamo questo corridoio con un sacco di polvere che io intelligentemente decido di scandagliare con un barile per vedere se ci sono trappole sul pavimento, ed effettivamente non scatta niente. Quindi decido di andare avanti e di aprire la porta, e di nuovo nessuno mi segue. Stiamo diventando abbastanza recidivi. Apro la porta e c'è dentro praticamente un videoclip di Michael Jackson con tutti i morti, e due dormono, uno mi guarda. Decido che non è il caso di continuare, non la chiudo la porta, lascio e me ne vado via. Ma decidono di venirmi a prendere di peso. Mi trascinano via, troppo peso, fa scattare una trappola e sono caduto, ci tirano fuori da questa trappola. Io decido di tirare così in amicizia una freccia infuocata a uno degli scheletri, che prende fuoco e si ristende in fiamme, ma va bene così. E decidiamo di tornare da dove siamo arrivati. Via, passiamo dall'altra parte, non riprendiamo il ponte perché potrebbero scattare delle trappole. Nel frattempo Cassandra, Reyrak e la nostra Lune si fanno delle chiacchiere interessantissime con la bestia che vive in fondo al crepaccio. A me non mi caga, quindi tutto bene. E niente, e io adesso sono in volo sopra un ponte. È vero. Che non sappiamo se crolla o no. In realtà io ho fatto un salto, bisogna vedere se atterro oltre il ponte, potrebbe essere molto importante. Direi, riassunto accuratissimo, mi viene in mente praticamente nulla da aggiungere. Vi dico però che io ho due posti diversi questa sera di Remind. Uno, che è questo qua piegato, fatto di scarti, cose cui ho scritto sopra perché non avevo voglia di prendere un altro, è particolarmente disgustoso perché durante la live del martedì canonica, del martedì che fu, i disgustosi hanno avuto modo di decidere delle cose, ed è bello perché a un certo punto nel brainstorming generale hanno buttato lì delle robe. Io ho avuto un'idea, ho detto ok, useremo questa roba qua, ma vi dico
anzi non vi dico qual è l'idea reale, perché sarebbe un pochino spoiler, nel senso che non è realmente spoiler, nel senso che si basa su roba che a Phandalin non avete trovato, che ci sta. Phandalin è fatta, scritta per essere il piccolo insediamento che ha super bisogno di mille cose, quindi appena un eroe ci mette un piede dentro, appena un avventuriero ci mette un piede dentro, viene sobbarcato immediatamente di richieste. Quindi ci sta che non abbiate trovato tutto, che non abbiate sbloccato tutti i dialoghi, bla bla bla. Ho trovato un buon link con uno di questi. Quindi anche la chat non sa bene che cosa ha creato, il mostro che ha creato, ma ha creato un mostro ovviamente. Detto questo, io ci tenevo a sottolinearvi, come sempre, o meglio, quando serve, che la sessione di oggi è una sessione che permette di essere particolarmente densa, perché ci siamo lasciati in un punto molto cruciale. Vi sottolineo che quasi certamente oggi ci saranno dei risvolti piuttosto grossi, a seconda di quanto andrete avanti potremmo anche finire la fase 2 dell'avventura, quindi essere ufficialmente a metà. L'input che vi voglio dare prima di cominciare è un semplice ma sempre verde: pensate bene a cosa fate, come lo fate, dove andate, cosa dite, perché davvero siete in quel punto che da qui in poi ogni cosa ha un peso, ogni cosa ha una piccola ripercussione che cambia leggermente lo sviluppo della storia, ok? Siamo in quel momento del videogioco dove ti esce il pop-up, salva perché da qui in poi non si torna più indietro. Va bene. Ok. Infine, l'ultima cosa che voglio dirvi è in realtà una domanda e io vi chiedo, perché potrebbe servirmi, non mi ricordo. Avete addosso i mantelli rossi in questo momento? Voi state girando camuffati da... Sì. Mi pare di sì. Sì. Perfetto. Se così non fosse nell'altra sessione, abbiamo appena stabilito che è così. Detto questo, io l'unico disclaimer che ho da fare, come sempre, è chat, non posso ringraziare sub, mica sub e cose, perché stiamo giocando, ma ho visto che siete stati tantissimi, c'è stato un night train, tutto super fantastico, quindi grazie mille. Ma so che siete qui per vederci giocare, probabilmente anche per veder morire qualcuno, e quindi abbiamo cincischiato abbastanza. Quindi tu mi stai dicendo che se troviamo per caso qua sotto una taverna ti mandiamo in vacca un'altra sessione, giusto? Esatto. Una sessione densa. Allora, io ho fatto tutta questa intro. Challenge accepted. Ho fatto tutta questa intro per due motivi. Il primo motivo è che ormai ci siete dentro, quindi più di tanto la taverna qui dentro non c'è, quindi più di tanto potrei aprirla a sinistra. Taverna, birre e piedine. La seconda cosa che mi fa dire ok, gli faccio una bella intro, gli dico sarà una sessione cicciona, sono sicuro che verranno poi un sacco di robe, è perché Gesù ha vegliato su di me già la scorsa. Io la scorsa sessione sono stato graziato in una maniera incredibile, perché io avevo preparato il dungeon fino più o meno a metà. Ho detto, ma tanto se anche ci entrano fanno due stanze, figurati. Voi siete entrati dal mezzo, quindi l'avete tagliato tutto. La grazia divina ha voluto che fra due strade, destra e sinistra, voi decideste, decideste di prendere quella che vi fa tornare indietro. Quindi avete percorso le strade che effettivamente sono quelle iniziali, che quindi conoscevo. Forse andate dall'altra parte, sarebbe stato così. Era finita l'avventura. Bella ragazzi, avete vinto al gioco di ruolo. Cioè l'avevo letta, però non l'avevo ripassata, quindi avrei buttato sì, c'è questa roba qua, aspetta un attimo. Detto questo, voi avete... il recap è stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, avete dei punti in sospeso. Sì, sì, chiarissimo, è il momento in cui ci splittiamo in quattro punti e andiamo a Saqqara. Tutti d'accordo, no? Sì, sì, sì. Potrebbe essere... Senza passare da Firenze, mi raccomando, che non c'è. Certo. Allora, devo andare ad Hogwarts a riprendere la noventario, ci sono. Mi si è incollata la tazza, no? Ok, ce l'ho fatta. Allora, sì. Un uomo. Voi ci siete. Possiamo entrare nel mood, perché siamo lasciati in un momento un attimino delicatino. Abbiamo la consapevolezza che i ponti non sono stabili. Cassandra, mi pare, li ha proprio studiati con attenzione, ha più o meno anche capito come potrebbero funzionare. Non ha capito se questo qua è diverso dall'altro in qualche modo o no, perché è la classica situazione in cui o ci metti un piede, però ho la certezza fino in fondo.
Bert decide di non metterci il piede, ma di fare un salto sfruttando al massimo la sua altezza e il suo slancio, che ricordiamo essere inesistenti. Esatto. Sono molto agile. Però è molto agile e leggero, quindi col vento a favore potrebbe farcela. Che non c'è. In tutto questo, quasi misto. Mi sembra che tutti siete stati abbastanza bullizzati psicologicamente male, tranne appunto il buon Werther che è in volo, e Cassandra scorge, no Rune? Io non ero stata troppo bullizzata. No, tu no, perché avevi fatto... A me mi ha massacrato. Cassandra è stata massacrata. Cassandra è andata in bagno a piangere. Esatto, cioè... Ma chi è che ha guardato? Prova a difendermi. Se non ricordo male, Cassandra. Anche a me sembra Cassandra. Penso io, sì. Ok, quindi tu Cassandra, abbiamo chiuso la sessione con Werther in volo, in balzo, e tu che vedi un grosso occhio davanti a te che ti guarda, e riprendiamo proprio dall'occhio. Vedi nell'oscurità di questo caipaccio un occhio che ti fissa. L'occhio è di un verde intenso, fin troppo luminescente per essere un occhio normale. E soprattutto questa grossa pupilla, la verticale, che ti fissa, ti fa dire, ok, non è una persona, non è un guercio. Cosa fai intanto? Cosa faresti? Ok, siamo in quel momento in cui il cervello è più veloce del corpo. Quindi, quale sarebbe la tua azione? Io ho modo di associare occhio, dimensioni e luogo con una creatura che posso conoscere o aver sentito? Cioè, la mia mente riesce in qualche modo a collocarlo, a collegarlo a qualcosa di noto? Allora, è una di quelle risposte che io non ti posso dare, ma D&D sì. Nel senso, fammi un tiro di natura. Se il tiro è sufficientemente alto, nel momento in cui avrai la certezza di dire ok, è quella roba lì, saprai delle cose. Come? Le hai lette, le hai già incontrate, te l'hanno raccontato, chiacchiere okay. Da taverna, non lo sappiamo. Però vediamo il tiro intanto. Natura hai detto, eh? Natura. Ovviamente chi ha mai sentito niente? Io, creature, perché? Abito nelle ville, con il mio 9. Ok. In questo, ci spostiamo su Werther. Werther. Sono in posa plastica, tipo Trinity in Matrix nel primo film. La scena... Per te è quel momento nei manga, negli anime anzi, dove uno dei protagonisti fa qualcosa, c'è quel lampo zing che gli passa in mezzo alla testa, tu capisci che per lui il tempo si è congelato per un istante e può pensare delle cose che in realtà non dovrebbe poter pensare in quel lasso di tempo. Perché nel momento in cui balzi, senti una voce. La voce ti dice: io so cosa hai fatto e cosa farai. Proteggimi e non lo dirò a lui. E in quell'istante poggi i piedi dall'altra parte del ponte. Il balzo è stato un successo. Faccio atterro così, come si fa dopo quando scendi dalle parallele. E niente, mi giro a guardare loro per vedere se sono ancora lì che cincischiano, se hanno cominciato tipo a fare qualcosa, perché cioè io alla fine ho saltato perché mi stavo rompendo il cazzo, no? Sì. Tutti piegati, rigidi per terra, quindi in realtà non do molto peso a quello che ho sentito, perché per me continuano a risultare trucchetti da mago e so che appunto il capo dei Marchi Rossi è un mago, quindi nessuno mi toglierà mai dall'idea di questa cosa che sono trucchetti da mago. Ok. Poi io in realtà ho tirato una molotov sotto, ho dato fuoco, mi sembrava roccia, ok, roccia che ha fagocitato le fiamme, magari c'è della palta, quindi sai, se sono asciugate, non sono un chimico, quindi non lo so, però atterro, mi giro e li guardo, vedendo cosa stanno facendo, vedo Cassandra che guarda per terra di nuovo, Rerak, sì. Anche lui che non è che sta benissimo, Rune mi sembra ancora un pochino quella più... Vabbè, io dopo essere rimasta paralizzata un secondo a cercare di capire cosa stessi guardando,
allungo tipo una mano verso Rune e le tiro a un angolo delle vesti. Cassandra, Rune, c'è qualcosa qui sotto? Io vi avevo detto che c'era qualcosa qui sotto. No, no, non hai capito, c'è qualcosa qua sotto? Io ve l'avevo detto che c'era qualcosa qui sotto. Nessuno mi ha dato retta. Io sono rotta, calcola che continuo a ripeterlo, okay, allargando sempre di più le braccia. Però non dobbiamo avere paura di questa cosa. Non guardarla, dimenticati che ci sia e dobbiamo andare avanti a fare quello che dobbiamo fare. Mm-hmm. Moriremo tutti. Non moriremo tutti, senti Cassandra. Nella tua testa una voce che ti dice: ma tu ci credi veramente alle sciocchezze che dici, ragazza? Quanto do peso a quello che mi dice? Decidilo tu. È solo una voce in questo momento. Okay. Non c'è un effetto, non c'è... Senti una voce nella testa. La situazione non è bellissima. È di questa voce nella testa. Tradotto per chi non mastica troppo il D&Dese, anche un mago abbastanza scarso può essere in grado di telepaticamente parlare nel cervello. Cioè non è una roba, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Cthulhu mi sta parlando. Mm-hmm. Però la voce ha già detto un paio di cosine che... In tutto questo, chiedo a entrambe, soprattutto Cassandra. Cassandra, ti chiedo se tu continui a guardare nella direzione dell'occhio o se è girata, stai guardando Rune. E poi chiedo a Rune se guardi dove lei ti indica, se ti indica, o se sei ancora all'oscuro. Allora, io mi immagino che Cassandra, soprattutto dopo il trauma della voce di poco prima, lei è come ipnotizzata, quindi ovviamente sta guardando e non riesce a distogliere lo sguardo. Sa che sia sbagliato, sa che le farà malissimo, ma in questo momento è fuori di capoccia, quindi a qualcosa si dovrà pure appigliare. Effettivamente io ho resistito fino ad ora, però la voce mi lascia un attimo perplessa a questo giro, più che altro perché vedo Cassandra in quella situazione e do un'occhiata dove mi dice lei, dove lei continua a fissare giù. Ok, quando guardi, forse a entrambe, forse solo a te, ti viene quell'attimo di brivido, di pelle d'oca, perché prima vedi l'occhio, perché è lì nell'oscurità che brilla e ti fissa verde intenso, e subito sotto poi si apre un sorriso di denti aguzzi, gigantesco. Che ha un che di totalmente disumano, in realtà, se già l'occhio non bastasse. Vi sta fissando. Il mio primo istinto... Io prendo Cassandra e la butto per terra all'indietro. Cioè vorrei che lei non vedesse questa cosa. Io sono abbastanza terrorizzata, ma mantengo la calma. Cerco di mantenere la calma e faccio questo gesto. Cioè voglio che lei, che già è... Puoi proteggerla. Così. Se lei si lascia buttare, non c'è bisogno di fare nessun tiro. Io in questo momento sono un pupazzetto di stoffa, in pratica mi faccio fare qualsiasi cosa. Cioè mi rannicchio in posizione fetale così in un angolo, senza grossi problemi. Che succede? Non! Guarda me! Okay. Moriremo tutti. Lo sapevo. Allora, Reyrak, dobbiamo raggiungere Werther. Ok. Io mi giro verso Werther e gli faccio segno come per dire aspettaci che arriviamo. Io mi siedo. Ok. Mi fai una prova di percezione. Ok. Intanto io bofonchio cose tipo c'è una trappola, il ponte, un meccanismo e quella cosa ci mangia. Semi catatonica. Eh sì, così. Se ci fosse la sanità mentale in questo gioco sarebbe... Meglio che non ci sia. Esatto. Sì, percezione, giusto? Percezione, sì. Ok. Ok, 11. Benissimo, mi sa. È
troppo poco, ma non così poco da non cogliere con proprio l'angolo, l'ultimo punto del cono visivo, un movimento rapido nell'ombra, e quando riguardi, l'occhio e il sorriso sono scomparsi. Ok, riguardo nella, riguardo in quella direzione, vedo qualcosa di nella nuovo. Direzione del quale direzione? Aspetta, non ho capito. C'è qualcosa di fianco a noi, di fianco a me si è mosso e l'occhio è sparito? No, o... nella direzione dove c'era più o meno l'occhio, percepisci un movimento e l'occhio non c'è più. Ok, guarda un attimo. Ok, mi alzo in piedi di corsa, faccio tirare su Cassandra e vado verso Reyrak. Dobbiamo andare, è sparito, dobbiamo andare, non guardare sotto il ponte. Andiamo. Non c'è... Cassandra, la prendo proprio forte. C'è una trappola, c'è un coso, c'è un meccanismo nel ponte. Werther è leggero. Proviamo a guardare prima di passare. Ok. Va bene. Ok. Tu te ne intendi di passaggi, Reyrak, di ponti, di cose, costruisci cose con la tua... Eh? Allora, non è che solo perché sono nano costruisco cose. Prova a colpire il ponte con il... Ma pensavo, Cassandra. Col martello, pa! Il martello, no, il ponte col martello. Il martello. Prova a colpire il ponte con il martello. Abbastanza forte al ponte per vedere quanto regge. Se regge. Addio ponte. Il ponte regge. Ovviamente danneggi la prima asse di legno. Vabbè. Che potrebbe anche proprio spezzarsi nel punto in cui il martello impatta. Ma hai la consapevolezza che l'hai rotta tu. Cioè il ponte non sembra. Okay. Però succede un'altra cosa. Tutti a questo punto sentite una voce nella testa che dice: uno di voi ha sempre mentito. Uno mente a se stesso, uno mente agli altri e uno non vuole ascoltare la verità. Io guardo gli altri. L'avete sentito? Sì. Sì. Beh. Non è il caso di ascoltare quello che dice la voce. Andiamo. Io a quel punto mi giro di scatto e passo sul ponte. Corro. Ok. È stato un piacere giocare con voi, ragazzi. No. Sarò uno splendido mago, ve lo prometto. No, dai. Io in tutto questo sono seduto a gambe conserte, che ero visto nello zaino, tiro fuori una mela e me la mangio. Okay. Ah, ovviamente. Sempre le mele rubate. Ovviamente l'ho rubata al frutteto. Questo. Ovviamente. Io sono preoccupatissima e corro dietro a Cassandra. Così crepiamo in due. Gioco da solo! Io aspetto che entrambe passino dall'altra parte. Io ho capito che abbiamo detto stasera non facciamo tardi, ragazze, però. Allora, io te lo dico, Rune, se mi stai dietro ti prendo la mano e corro, prima della serie moriamo all together. Sì. Le due giovani guerriere corrono e giungono dall'altra parte. Il ponte non fa una piega, scricchiola un po', si agita perché comunque state correndo, quindi è un ponte messo lì un po' alla bella e meglio. Ma ce la fate. E non è la sorpresa più grossa. Perché una volta che siete dall'altra parte, forse inaspettatamente, forse no, qualcosa striscia fuori dall'ombra alle spalle di Werther. Ma stai mangiando una mela. Ti metti a mangiare le mele. È una strana creatura antropomorfa, umanoide, con un grosso occhio sotto al quale c'è una grossa bocca di denti aguzzi, che cammina a quattro zampe un po' strisciando, con movimenti un po' scattosi, un po' febbrili, e si sta, adesso lo vedete, avvicinando alle spalle di Werther. Sta strisciando praticamente. Ah, io incocco una freccia e gliela sparo in occhio. E io quando vedo questa cosa brandisco la scudascia, tipo cerco di, non lo so, dargliela, boh, spiattellarlo male.
Io vedo una che mi mira con l'arco, l'altra che mi carica con l'ascia, io tiro fuori le spade e mi metto davanti a loro, scusami. Guardando loro due. Mentre incocco la freccia, ti dico, Werther, giù, spostati, levati! Cioè, tipo, proprio così. Vattene! E io urlo cose sconnesse, tipo... Oh, 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 così, a caso. Allora, quindi, la creatura esce. Abbiamo detto. Non so bene dove posizionarvi, non c'è lo spazio. Quanto fisico. Non c'è spazio. Ecco qua. Facciamo un po' così, alla meno peggio. Okay. Quindi, Rune, tira fuori l'arco in tutta freccia e incocco una freccia. In tutta freccia è giusto, eh. Cassandra sguaina la scudascia. Werther è lì che si piglia male e dice, boh, adesso mi ammazzano. Reyak. Io vedo la creatura? Sì. Allora quello che vorrei fare è prendere il simbolo e cercare di distruggerlo con le fiamme divine. Ok. C'è solo una cosa prima di tirare iniziativa. La creatura sa, è uscita di sua assoluta spontanea volontà, e l'ultima cosa che sentite nella testa prima di eventualmente tirare iniziativa è: non voglio combattere. Cosa fate? Potevamo essere amici e invece lo sgozziamo male via per le 4 kill di Cassandra. Ok. Iniziativa allora. Sì, sì, questa creatura non mi piace. Cioè, magari era simpaticissima come i cani che abbiamo trucidato, però che ci vuoi fare? Siamo... No, a causa di questo moriremo, ragazzi. Questo ci fa... È ovvio. Però vabbè, non è un problema. Tanto bella. Davanti a lui c'è Werther, quindi... Raga, 4. 4. Mi mangia malissimo. Bene. Cioè, è stato bello. Io non solo ho spiegato che sono un ottimo leader del gruppo, capito? Ma mi prendo anche gli insulti, cioè levati dal cazzo, capito? Cioè... Ascolta, è una situazione un po' così. Ma io vi faccio crollare la caverna. Mettila così, Werther. Riesci sempre a stare al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma io ammazzo tutti. Merde. Stavo per dire, allora, tutti concordi che quello che mente agli altri è Werther. Bene, andiamo a esclusione con gli altri. È chiaro. Ok, quindi abbiamo 8, 8, 4, 19. Ok. Ho bruciato i buoni tiri, ragazzi, sappiatelo, cioè. Tirando troppi dadi per i miei gusti. Abbiamo fatto niente. Ce ne sono 70 di sti cosi che escono. Benvenuti nella... Questi sono i marchi rossi. No, io tra l'altro veramente la sto rischiando perché sono 9 punti feriti. Vabbè, va bene, dai, brava. Complimenti. Ma sì, tranquilla. Mago è bello. Quanti ne prendo, Gianni? E une. Difendi o salvezza costituzione? Rune, per te Masterchef finisce qui. No. Ok. Senti lo sguardo di questa creatura che si inchioda su di te. Senti una sensazione sgradevolissima, senti gli occhi che cominciano a bruciarti, a lacrimarti. Stringi i pugni e non cedi al suo influsso malefico. Ma tutti voi sentite la voce dell'essere che vi intima: fermi, sciocchi. Io so chi siete. Rune, tocca a te, la creatura ha agito e hai superato il tiro salvezza. La freccia. Brava, brava. Tieni la freccia. Sì, sì, Rune non ce ne ha. Cioè, brava. Lei deve arrivare in fondo. Attenzione. Vadi. Chissà chi mente. Allora. Non si tratta con i malvagi. Mettiamo una canzoncina più combattiva, però allora vediamo. Tipo questa è sufficientemente creepy. Questa è creepy, ma... ma non okay. Ma non è da combat. Dai, non è da combat. Sgozzali, Rune.
Sì, 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 18. Io... 18? L'hai preso. Puoi tirare il danno. Buono. Buono. Però... 10 danni, buono. Buono. Ci piace. Dalla regia mi fanno segni. Perfetto. Sì. La freccia colpisce il bersaglio. Rune, succede. Ti regalo un tiro di intuizione. Vediamo se quello che ti stavo per dire lo coglio oppure no. Che magari sei un po' così, un po' in frenesia, un po'. No. Sei accecata dalla battaglia in questo momento, quindi vedi solo la freccia che va a segno e si conficca in una delle braccia dell'essere. E tocca a sia Werther che a Erak, quindi decidete voi. Werther ha più destrezza, vai tu. Vai. Allora, a parte il fatto che sono stato di nuovo insultato senza motivo e mi sono visto caricare, ma ho capito che la carica non ero io, quindi sono un pochino più tranquillo. Vedo rune, sento proprio l'arco di rune che si tende, che è la freccia che parte, mi giro e vedo questo coso bruzzo proprio che è lì di fianco a me, dico, porca troia. Allora decido di fare una corsa divicolando, cioè proprio scartando il merdone e mi ci piazzo alle spalle. Ok. Cioè capisco che non è un combattimento, è tipo un puntaspilli probabilmente, quindi estraggo entrambe le spade e gliele pianto dentro proprio nella schiena, proprio tipo Pazzo. Masterchef, capito, quando tagli il pollo. Allora, quindi, primo attacco, short sword. 24. Un po' preso. Ok, i danni sono 3, 6 più l'attacco furtivo. Quindi sono 6 più 5 sono 11 danni. Il primo attacco. Okay. Il secondo attacco 13, mi sa che non lo prendo. 13 non basta, purtroppo. Va bene, allora gli ho fatto col primo attacco. Ho smirato con una spada, ma con l'altro l'ho preso, gliel'ho girata dentro e l'ho estratta. Anche a te regalo un tiro di intuizione. Ah, potevano mettermeli in ordine alfabetico, però. Ok. Beh, ho intuito che gli ho fatto male. Esatto. Esatto. Bella intuizione. Dunque... intuizioni. Eirak. Tocca a me e, come detto prima, non trattiamo con le creature malvagie. È casto. Scusa un secondo, scusami. Fatta questa azione, io uso disimpegno per levarmi da culo. Ok. Quindi me ne vado nella zona oscura qua del corridoio. Mi sposto... Si sposta verso la tana dove ce ne sono centinaia. Lo so, non mi rimetto dove ero prima. Andrei di... È una scala, flame. Credo. Fammi vedere dove ti stai spostando, che non ho capito. Non lo so, è buio, non posso indicartelo. Ah, giusto. Ok, ti sposto io. Scomparso. Nel scomparso buio. Nel buio. No, beh, ti mostro dove non vede. E via, si è dissolto, avanti il prossimo. Avanti qui. Il prossimo, esatto. Come no, strumento sbagliato. Eccolo qui. No, perché non mi fa scegliere? Ok. Qui c'è una scala. Ecco qua. Ok. Quindi poi ti ho mosso solo di uno, muoviti di sì, quanto sì, vuoi. In realtà di due, così non sono in corpo a corpo. Perfetto. Ok. Quello che farei io, appunto, è castare Sacred Flame, delle fiamme appaiono e cercano di colpirlo, devi farmi un tiro salvezza... Destrezza. Destrezza, esatto. CD 13. La fiamma arriva, parte, fa per colpirlo, ma a pochi centimetri dall'essere impatta contro qualcosa e si spegne. Vedi proprio la luce sacra che impatta contro qualcosa di nero, di schifoso, che all'istante scompare dopo essere stato toccato. Ok. Vabbè. Detto questo, attraverserò il ponte. Perfetto, vadi. Ora, ci rimane quindi Cassandra.
E gli meno male. Lo trincio con la scudascia, ovviamente. Fatti. Lo carico di brutto e mi appunto su me stessa, ovviamente conficcandola nella parete lì accanto, perché mai colpire un nemico. Mi concedi almeno di fare un pensiero indirizzato alla bestia, sperando che mi senta? Sì. Non lo dico ad alta voce, lo penso solamente. Se non vuoi combattere, cos'è che vuoi? Non si tratta. Raga, a combattere non combatto, come minimo gli parlo a questo coso. Ok, lui ti risponde, ma sentite tutti, cioè risponde nella testa di tutti, scambiare. Ho fame e ho informazioni, segreti. Lui ritarda l'azione, perché vi ha appena detto una roba e vuole vedere cosa farete voi. Quindi agirà subito dopo Rune. Io guardo Rune. Io incocco una seconda freccia, in realtà. Rimango dove sono, ma lo guardo nell'occhio. Mm-hmm. E diciamo che non ho pietà per la situazione che c'è. E perché siamo un po' alla canna, ecco. 16. L'hai preso. Ok. Che tu ci creda o no, non è una buona notizia. No. Per niente. Forse prima ci dava una chance, adesso ci ammazza malissimo. Ragazzi. Piccola Rune. 7 danni? 7 danni. Ok. Incocco di nuovo. Ho un attimo di... giusto veramente un secondo di ripensamento, ma poi... tac. Scocco. Mentre incocchi e poi scocchi la freccia... forse questo momento di... potrebbe essere dovuto a ciò che la voce ti dice. Perché un istante prima che la freccia in volo si conficchi di nuovo nel corpo dell'essere, la voce dice, nella testa di tutti, ma sai che sta parlando con te, Rune. Uccidere me non salverà quelli che hai già lasciato morire. E mi fai un tiro salvezza a costituzione. Troppe emozioni, Rex. Troppe emozioni. Dai, Rune! Anche questa volta senti dai, yeah, qualcosa dentro che fa male, ma stringi i denti e passa. Vedete, Rune che fa proprio così, tipo come a scacciare qualcosa un attimo, e si ripunta di nuovo con la con l'arco. Mi stavo dimenticando, Cassandra, puoi farmi un tiro di intuizione, anche tu Rune, puoi farlo per il nuovo turno. Ok. Dai. 21, oh, 20 naturale. Ok, Cassandra ce l'ha. Guarda, perché hai fatto critico, ti permetto di ritirare natura. Adesso che lo vedi bene, vediamo se riconosci questa creatura. Attenzione. Adesso faccio uno. Io 15. Da una ballata. Lo lecco. No, non l'ho 11. Mai mangiato. Il papà di Cassandra è qui. Com'è? Allora, 11. Dai, master. Non basta. A meno che qualcuno non ha un inspiration da darti e ti dà vantaggio, se no non basta. Vero, Gabriel? Non la vedo, sono dietro l'angolo. Vero, vero. Però sei comunque consapevole di una cosa. Anche tu, Rune, adesso lo sai. Cassandra ci arriva prima e tu, Cassandra, hai la certezza assoluta, perché tra l'altro l'uno è stato perfetto. Lui non ha schivato, lui non ha parato, l'hai mancato tu. Ok, c'è una grossa differenza. Forse l'hai mancato così male proprio perché hai assecondato un movimento che ti è stato insegnato di solito quando attacchi da questo lato, l'avversario fa un passo per controbilanciare, tu colpisci lì. No, l'hai mancato perché lui è
immobile. Rune, stessa cosa. Stai tirando a un bersaglio. Lui non si muove, non fa una piega, si incassa la freccia, non fa una smorfia, non fa niente. Berte. Io ritardo l'azione. Ok. Sono dietro un angolo, non so cosa sta succedendo. Uh-huh. Sento sto coso che continua a parlare, non capisco con chi stia parlando. Cioè, non sta parlando con me, lo so. Però voglio studiare un attimo la situazione, perché se sto qua continua a parlare con gli altri, che a me non mi sta facendo niente, o gli altri mi stanno a nascondere a me qualcosa a questo punto, oppure non lo so. Quindi io ritardo la mia azione, perché okay. Lo scorpio e quei tre lì non me la stanno contando giusta. Quando mi dici che hai ritardi l'azione, vuoi essere ultimo in iniziativa o vuoi preparare un'azione? Ultimo in iniziativa. Ultimo in iniziativa, perfetto. Quindi, Eirak, vai prima tu. E poi c'è Cassandra. Cazzo faccio io nella mia vita? Io ti guardo malissimo intanto. Tu mi guardi male? Io sì, ti guardo malissimo e vedi che sto tipo... paralizzata con la scudascia tipo. No, senti, no. 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 Prendo la mazza e gli do. È così, ragazzi. Ok. Vai. Io e Rune siamo i buoni, vi faremo morire. Fra parentesi, Cassandra è malvagia a questo punto, canon. Canon. Assolutamente d'accordo. Allora. Cassandra non ha imbroccato una scelta da quando abbiamo cominciato. Ha ammazzato i buoni e salvato i cattivi, quindi... Mancato. Guarda che mi fate fare il lavoro sporco. Mancato. Perché nonostante lui non si muova, c'è qualcosa in questo luogo che... ti fa uno strano effetto, come se ti mancassero le forze, come se fossi veramente nel posto meno adatto e più inospitale in assoluto per te. Almeno di quelli che hai sperimentato fino ad ora. Cassandra, second chance. Io mi passo l'arma da una mano all'altra e alzo della serie non ti voglio attaccare e urlo un qualcosa tipo cos'è che mangi? Lo dico ad alta voce di modo che mi possano sentire gli altri. Come se avessi toccato un tasto particolarmente interessante, la creatura spalanca le fauci, apre la bocca. È come se volesse parlare, ma in realtà continua a parlare, a comunicare telepaticamente. Il suono non esce dalla bocca, c'è soltanto un soffio di alito pestilenziale, una lingua alla Venom lunga e appuntita. E nella testa sentite tutti: carne. Ho fame. Non starei davvero provando a parlare con la bestia. Abbiamo tre corpi. Te li portiamo, tu ci dai le informazioni e ci fai passare. La bestia abbassa leggermente la testa, sempre con la bocca aperta. Vedi che comincia anche un po' a sbavare vistosamente. E nella testa di tutti, affare fatto. Io punto la freccia, punto un'altra freccia verso di lui e gli dico: sappi che odio i bugiardi. E abbasso la freccia. Tocca a me. Tocca a me, a te. Rinfodero le spade, metto una mano nello zaino e tiro fuori la boccetta quella con la pozione strana che mi ha dato la tizia. Okay. Fermi! Questo è difficile. Corro, gli salto in groppa e cerco di versargliela in gola, stappandola e versandogliela in gola. Ok. Attenzione. Ok. Ma non l'aveva già usata? Non l'avevi già bevuta la pozione? No, ma che sono scelto per una volta che non so cosa fa. L'ha detto mea golea dia e follia pura. Vabbè. Tipo sono dietro una porta la bevo perché non so cosa fa. Sì, così pongo fine alle mie sofferenze. Ok. Mi fai una prova... Ma io ti direi, l'azione è usare oggetto, quindi non c'è una prova specifica, ti direi una rapidità di mano. Ok. Tu ti concordi che l'avevamo convinto, vero? Okay. 12, io, ma io non lo mi voglio fido. Continuare ad attaccare, a me va bene. 12, okay. Ma non mi fido e uso ispirazione. Vadi. Bravo! 15. Ok.
parzialmente, per buona parte, riesci. Quindi corri, stappi questa cosa, lui si gira verso di te, perché ti sente arrivare, o ti percepisce, non sai se questa creatura sente o che roba, sicuramente vede, però è lì con la bocca aperta, riesci a versargliene una buona parte in bocca, prima che lui cominci a tossire, sputacchiare un po' in giro, e... cerchiamo... diventa di due taglie più grande ed esplode. Sentite tutti nella testa un semplice non costringetemi a rivedere il nostro accordo. Io so tutto di voi, anche ciò che non vorreste sapere. Onorate il patto. Comincia a tossire, a sputacchiare. Rune. Non siamo più in combat per quanto mi riguarda. Ok. Rune, andiamo a prendere questi corpi, Cassandra. Tu resti muoviti qui e lo tieni sotto tiro. Cosa? Va bene, lo terrò sotto tiro e lo punto. Mi ha fatto un cazzo sta pozione, porca troia. Io aspettavo che succedesse qualcosa. Sa biocca, non lo so. Reyrak, andiamo a prendere i corpi. Non faccio un passo io. Reyrak. Non mi interessa. D'accordo, resti tu allora. Rune, vieni a darmi una mano? Non so. Reyrak, tu sai che cos'è questa creatura? Puoi fare un tiro di natura anche tu. Di norma non è scontato saperlo, per questo ti chiedo un tiro. Cioè, non è che davanti un coboldo, cioè un coboldo di merda. Un coboldo. So che una creatura che accetta di mangiare cadaveri non può essere considerata amica. Intanto non ci ha attaccati, siamo stati noi ad attaccarla immediatamente. Mm-hmm. Ha detto delle verità su di noi. Certo. A differenza di alcuni. Io prendo un tono super aggressivo perché ho ancora in testa le frasi della bestia, quindi... Io sempre tenendola sotto tiro, cioè, io non stacco mai lo sguardo dalla bestia. Cassandra te le ha dette lui queste cose, e noi ci abbiamo appena stretto un patto. Se preferite continuare ad attaccarlo, fate pure, io aspetto che... accada qualcosa. Scusate se mi intrometto, cioè voi mi state dicendo che avete parlato con questa roba qua? Ti sembra che stia attaccando? No, è il fatto che voi abbiate parlato con questa roba qua che mi suona strano, perché con me non ci ha parlato. Io non rispondo. Tu non hai mai sentito la sua voce? Da quando siamo entrati? No. Non mi sembrate tanto a posto voi tre se sentite le voci. Io ve lo dico, eh. Qua mi sembra che l'unico sano di mente qua dentro sono io, eh? Così, giusto per dire. Rune? Senti una voce? Ormai la riconosci, non ti sorprende neanche più. Che ti dice? Qui il malvagio non sono io. La senti solo tu? O almeno... questo è quello che dico alla giocatrice. Rune non lo sa. Ok. Però la creatura sta guardando te. E hai chiuso la bocca adesso. Quindi è soltanto un occhio nel buio. Ah, non sei tu? Faccio un passo avanti. Sempre puntandogli addosso l'arco. Con la freccia. E chi sarebbe? Adesso qua parlate pure da soli, ma io me ne vado. Zitto, Werther! Abbiamo un patto. Io ho una razione, qualcosa? Inizio a frugare nella roba che ho dietro. Sì, dovreste avere qualcosa.
Ho tipo della carne secca, questa roba qui? Sì, di solito nelle reazioni c'è quel genere di cose. Ok, la tiro fuori e gliela faccio come per porgerla, poi realizzo e gliela lancio della serie, non avvicino il mio braccio. Lui fa dei movimenti strani. È presente quando gli animali, principalmente i cani, hanno quell'atteggiamento del non sto capendo cosa fai, che ti guardano storto? Fa quello, cioè fissa, ti fissa, inclina la testa e percepisci che non capisce. È carne che mi avevi chiesto, no. È quella che mangiamo noi. Quella non è carne. Non l'hai mai assaggiata, provala. È un anticipo. Io ti anticipo quella e tu ci anticipi un'informazione. Cioè, gli stiamo anche dando da mangiare a questa roba qui? Fai sempre in tempo ad ammazzarlo, se proprio lo desideri, Verte. Ma ci metto uno o due ad ammazzarlo, però non ho capito che cazzo sta succedendo. Cioè, voi parlate con questa bestia e gli avete promesso da mangiare, ma siete completamente impazziti. Cioè, ci rendiamo conto di quello che state facendo? Voi Io resto in attesa di vedere che faccia la creatura. Sono d'accordo con l'Halfling. Beh, sarebbe la prima volta. Reyak. La creatura con... La creatura ha inciato, ho intraletto uno Smeagol. Non è uno Smeagol, nel senso è molto più disumano di uno Smeagol, proprio anche ha delle strane protuberanze sulla schiena, però la postura è un po' quella, quindi le braccia spropositatamente lunghe rispetto al corpo, le gambe costantemente piegate, molto incurvato. Un licker. Può essere. Si avvicina alla carne, fa così con la mano, la fa cadere nel crepaccio, ti guarda sempre con la testa storta e tutti sentite nella testa: poni la tua domanda e poi portami del cibo vero, qualcosa di fresco. Io guardo gli altri. Possiamo fare una domanda? Poniamo bene la nostra domanda. Io che in tutto questo sto continuando a far finta di non sentire un cazzo. Cioè, mi tiro proprio su tutta la mia statura e dico: allora, adesso mi avete rotto il cazzo. Cioè, voi volete parlamentare con questa cosa, gli volete fare delle domande e vi aspettate che vi dica quello che vuole sapere. Io non ho ancora capito perché non la stiamo sgozzando. E ritiro fuori le spade, perché mi stanno girando i coglioni. Io ho il martello in mano. Quando dice non ho ancora capito perché non la stiamo sgozzando, io tiro una freccia contro la creatura. Ok. Chissà quanta... Beh, nella testa di Rune c'è chissà quanta gente questo si è mangiato. Cioè, proprio... Non ci vede. Sì. Tira per colpire. Sì. Ragazzi, se dobbiamo morire, moriamo bene. Raga, ma con tutto quello che... Ti ha danno? Ho preso. L'hai preso? Preciso, preciso. Bene. Bene. 8. La freccia vola. E quella tua segue la freccia. La freccia si conficca nell'occhio e la creatura cade. Non emette un suono, come tutto il resto del combattimento. Io urlo. No! Io che sono lì vicino do due calcetti alla creatura per vedere se è veramente morta, ma la tengo... Anch'io mi avvicino. Puntata con le spade. Anch'io l'occhio mi avvicino sanguina, così come il resto delle ferite. Non avete dubbi del fatto che sia stato effettivamente ferito, anche se non si muoveva, non era un'illusione o... E lì, se l'è paese. E... è morto. No. Ributtiamolo giù. Io mi metto a braccia con Sert. Io prendo la creatura, la trascino al burrone e la butto di sotto. Ok. Chi è che mi ha fatto la prova di natura fino adesso? Cassandra? Reyak? Verte, ma perché non credo che ti interessi. No. Sapere che cos'è? Rune, non mi frega niente. No, io non l'ho fatta. Fammela. Adesso, aiuto. Dai, sai, mi piace. C'è il coltello nella piaga. Certo. Ah, interessante.
Interessante come Rune viva quel tipico momento del te ne accorgi troppo tardi. Perché è solo dopo aver scoccato la freccia, dopo aver visto il corpo che cade all'indietro o morto, che fai un attimo come se scaricassi la tensione del combattimento e collegassi un po' di cose. Dici, cos'era questa creatura? Era quello che pensavo o qualcos'altro? Perché aveva un atteggiamento così diplomatico in un certo modo, così umano sotto sotto? E ti viene in mente che esiste, hai sentito parlare o hai letto di una creatura all'apparenza abbastanza subdola in realtà, perché ti entra nella testa, ti coglie i peggio segreti e te li usa contro, ma in realtà studi un attimino più coraggiosi hanno capito che non è cattivo, quanto piuttosto folle, e sono letteralmente maghi che scavano troppo, scoprono cose che non dovrebbero scoprire, perdono talmente tanto il lume della ragione che mutano e diventano col tempo un'altra roba. Forse, non avendone tu mai visto uno e non essendoci libri illustrati, questa roba potrebbe essere una persona, potrebbe essere stato una persona. Ma è solo un genuino dubbio. Adesso non te lo può certo dire. Io sono convinta al 100% di questa cosa, ma mi sfiora l'idea. La nozione del cervello ce l'hai, poi non sai se è questa roba qua o fosse solo una coincidenza. Avete infranto un patto. Voi che tanto avete perorato la giustizia, la verità e queste storie, mi avete fatto mille storie. Tu sai che cos'era quella roba? Non ho avuto tempo di chiederglielo. Qualcuno gli ha ficcato una freccia dritta nell'occhio. Ma io non mi fido di una cosa. Ci ha detto che mangiava carne umana. Però sono un po' tipo... Gli avrei portato un cadavere. Un cadavere di qualcuno che noi abbiamo ucciso. Un cadavere di qualcuno che voi avete ucciso. Ah, certo. È facile fare gli onesti, i retti e i giusti con gli altri che cercano di difenderti. Oh, avete una morale veramente ferrea. Con gli altri che cercano di difenderti, voglio ricordarti chi ti ha riportato in vita più volte. Una sola. Era Rune quella svenuta. Sì. E davanti alla caverna dei goblin invece chi era? D'accordo. D'accordo, siete voi i dispensatori di giustizia, giusto? Che sapete cosa sia corretto e cosa no. Io chi sono per dire che abbiamo ammazzato qualcosa che ci stava solo parlando, dannazione? Partendo dal presupposto che io non mi fido di qualcosa che ha più denti che capelli, ed è per quello che non mi fido dei pelati, questo è un altro discorso. Quella cosa lì, tu gli portavi un cadavere, lui probabilmente mangiava quel cadavere, poi abbiamo fatto un patto e secondo te quello non ti si rivoltava contro, non ti avrebbe staccato un braccio alla prima occasione? Vi facevo più intelligenti e poi darmi a me del retto e di portare giustizia non vi permettete mai più di dirlo, per qualche via. Difatti parlavo di Rune e Reirak, tu non eri proprio contemplato nel discorso. Ah, intanto se non era per me in questo posto di merda neanche sapevate entrarci. Oh, ok. Ah, hai ragione. Ci hai portato in un ottimo posto, infatti. Ci hai fatto vagare totalmente a caso in sale di cui non sapevi neanche l'esistenza. No, io sì, andiamo di qua, c'è solo una trappola nel corridoio, mi sembra. Oh, ma vaffanculo, Reirak, che se non era per te in quella trappola neanche ci cadevamo, coglione. No, non guardare me, io ti avevo detto non andiamo in quel corridoio. Basta, se continuiamo a fare così non andremo da nessuna parte, già non sappiamo neanche che cosa abbiamo ucciso. Io prendo, dobbiamo fare quello che... Ah! È sconvolta Rune. Mi sta odiando fortissimo, non sa più che cosa fare e ha sto dubbio di aver ammazzato qualcuno, quindi perché quelli prima non erano qualcuno. No, però aspetta, Rip Massimo. Sì, no, è diverso qua, è tipo basta, non risolveremo niente se continuiamo qua a litigare tra di noi, quindi o
o finiamo quello che dobbiamo fare, oppure ce ne torniamo indietro. E io non sono disposta a tornarmene indietro. Abbiamo dato la nostra parola che avremmo aiutato questa città e lo faremo. Già, costi quel che costi, questo è evidente. Costi no. Quel che costi. Non costi quel che costi, Cassandra. Un patto con un demone o un diavolo o una creatura infida non è una cosa da fare. Oh, pagherei oro per avere le vostre assolute certezze. A quel punto mi alzo e imbocco la strada che aveva preso Werther. Ok. Vediamo se riesco a mostrare anche in chat senza fare spoileroni. Ok, ci proviamo. Io, mentre lei va via e si è allontanata un po', sottovoce mi giro verso Rere che dico: e te pensa che quando ci siamo sposati non era così, eh? Stasera Cassandra cambia allineamento, ho già capito. Quindi Cassandra prende la strada verso nord, c'è una... è una costruzione, quindi si rientra in quello che è un vero e proprio edificio, ci sono delle mura intorno a voi, forse le ho lasciate ancora un po' troppo nel buio, quindi ve le illumino leggermente così, e c'è una scala. Io ho una domanda prima di proseguire. Quindi voi avete gettato il coso con un occhio solo nel crepaccio? Sì. Sì. Ok. Io prima di raggiungere gli altri gli lancio un'occhiata e poi... Fammi un percezione. Non è se ricominci a parlare con qualcosa lì ti sbatti di stoppo. No, anche perché sono io che praticamente l'ho... Ma l'ho... E ho anche sprecato una razione. Ma ho fatto 20, ok. No, più o meno. Rune. Déjà vu. Guardi nel buio e ti sembra che qualcosa strisci. Ma è troppo buio. E tu sei umana. Non vedi. Può essere una sensazione, un'ombra, c'è questa strana brezza che continua a permeare l'aria nonostante sia tutto chiuso, che già questo non è che vi torni proprio. Questo luogo è strano. Magari ti sta facendo dei brutti scherzi di immaginazione. Ok, accelero il passo e vado verso gli altri. Gli altri? Dove vanno? Nel senso, seguite Cassandra? Seguo Cassandra, sì. Ok. Sì, dai, prima che l'ammazzano. Ok. Anche perché poi è lei quella con luce. Cioè, potrei toglierle la luce, però a lei la luce. Però no! non sei così villain. No, infatti. Signori, in chat scatta la censura un attimino. Mentre invece, cari miei giocatori, salite delle scale che finiscono, sì, in un vicolo cieco, ma avete una porta a destra e una porta a sinistra. Fermi! Me le ricordo queste porte. Non è minimamente vero. Lo dico. Me le ricordo queste porte. So esattamente dove dobbiamo andare. Bene, in che direzione? Porta. Allora, calcolando che io vedo il vicolo cieco, quindi ho una porta a destra e una a sinistra, quindi quella a destra e quella su. Sì. A destra. La porta per lì a destra. Ecco. Bravo. Ok. Madonna. Ok. Metti Bravo. Un orso gufo, che così ho vinto io. Ti prego, dimmi che c'è un orso gufo. Molto arrabbiato. Molto arrabbiato. Un terrasco addormentato che si sveglia perché... Te lo dico, porta. Ti lego di fronte alla scudascia e ti brandisco così come esco. Allora... Un drago rosso antico. Io non ho nessun bisogno di questi mezzucci di... Perché Cassandra fa letteralmente tutto da sola. Guarda, devo solo farli poppare su. Porca miseria. Allora, gente in chat, posso rimostrarvi la situazione. Vi avevo spoilerato che la porta si apre con impeto e in realtà nel momento stesso in cui la spalancate, devo solo una musichetta un attimino più... E adesso mettiamo questa qua. Non so se è adattissima, ma ce la facciamo andare bene. Anzi, mettiamo questa. La porta si apre nel momento in cui
l'aprite, immediatamente vi accorgete che c'era del mormorio, c'era del brusio di fondo. Sarebbe bastato appoggiare un orecchio per sentire qualcosa, perché quelli che sono dentro non stanno assolutamente nascondendo la loro presenza. Anzi, sono quattro marchi rossi seduti intorno a un tavolo, in giro è sparso di boccali, c'è un po' di chiazze di birra un po' ovunque sul tavolo, c'è più di un bicchiere e carte. Stanno giocando a carte, sono belli alticci, i toni si stanno anche abbastanza alzando, sono anche dei dadi sul tavolo, quindi ok, è abbastanza chiaro che questi stiano giochicchiando d'azzardo, stiano passando il tempo, e sono dei soldi sul tavolo tra l'altro, ovviamente. E il brusio prosegue per un istante, dopodiché lentamente tutti e quattro si girano a guardarvi. Passo subito di fianco a Cassandra per entrare per primo nella stanza, subito. Gliela sbarro. Ti passo in mezzo alle gambe, ci passo tranquillamente. Entro e come se fosse casa mia. Oh, signori, buonasera. Sì, è sera. Signori, sì. Buonasera. Che giornata complicata oggi. Ah, come... È rimasto qualcosa da bere? E mi giro verso gli altri guardandoli malissimo, per la serie me ne occupo io. Ma è... Se no questi entrano e affettano, è un casino di nuovo. Io guardo per terra, non dico niente, guardo per terra. Okay. Io entro nella stanza e mi metto di lato di modo che possano passare. Mi tiro sul cappuccio e entro. Sì, sì, cioè, io non guardo nessuno, entro sul cappuccio e metto di fianco a Reyrak. Nella stanza è piombato uno strano silenzio e uno, questo qua, dà di gomito all'altro e fa: sì, dai, sono le nuove reclute, torniamo a giocare, su. E l'altro che si gira lo guarda e fa: facile per te che stai vincendo, quello a fianco tira uno sputo e fa: stai imbrogliando, ve lo stavo dicendo. I toni si riaccendono un attimo, cominciano a parlare di nuovo fra di loro, se non che questo ha lo sguardo incrociato su di voi. Guarda Werther, la Cassandra, dopodiché guarda Reyrak. Cerca di guardare Rune, ma Rune tiene gli occhi bassi. Allora, vi dispongo... Reyrak, dov'è che sei? Adesso vi sto muovendo un po' a caso. Sei entrato nella stanza o sei fuori? Sì, sì, sono entrato, sono entrato. Vabbè, ti metto tipo... Ti scambio sì, va benissimo. Così. Ok. Cioè, in realtà Cassandra sarebbe tipo... No, sarebbe così più o meno la situazione. Lui passa davanti... Avete, gli altri tre si stanno quasi mettendo le mani addosso, c'è uno ha preso l'altro per il bavero, l'altro lo sta fermando, stanno litigando perché secondo qualcuno, qualcun altro sta barando, non si capisce. Lui vi guarda, si mette davanti a Reyrak, dopodiché si allunga un po' per guardare oltre la porta, per guardare in corridoio, e fa: non so se essere contento che le nuove reclute sono così carine. Non mi ricordo nemmeno l'ultima volta che abbiamo avuto delle ragazze fra di noi. Posso essere così disturbato dal fatto che i nostri standard di ingresso siano così bassi adesso. E ti guarda dall'alto in basso, Eric. Il suo sguardo è carico di razzismo, neanche lontanamente velato. Sarò basso, ma a Mintar i soldati si pagano con un bel po' d'oro. Cosa ci fate voi qui? Non dovreste essere... Noi siamo di riposo, voi dovreste essere di ronda o... Ma in realtà siamo venuti a far rapporto al capo, perché queste qua sono le nuove reclute che sono arrivate poco fa da... come si chiama quel posto là? Quello lì da Waterdeep. Le abbiamo trovate a Waterdeep, avevano una loro piccola banda e il capo mi ha fatto andarli a prendere. Adesso dobbiamo parlare col capo perché sono appena arrivati. È stato un lungo viaggio, quindi ho detto: ci beviamo una cosa e poi andiamo a parlare col capo. Ah beh... Buona fortuna in quel senso, da quando sono arrivati i rinforzi dall'alto, parlare col capo è un'impresa.
Non abbiamo neanche più noi le chiavi. E come se il discorso lo distraesse, torna a sedersi al tavolo insieme agli altri. Si lascia cadere sullo sgabello, si rimette di nuovo a bere, sono tutti belli, belli colorati in viso, belli pienotti, la stanza puzza abbastanza di uomini e alcol. E allora magari ci andiamo a riposare un attimo. Io in fondo alla stanza vedo un'altra porta, sì, giusto? Sì. Sono di là gli alloggi per riposarci un attimino, che poi andiamo a proveremo a parlare col capo allora. Non si chiedono queste cose. Sono recluta, posso non sapere dove sono gli alloggi. Fammi un tiro di ingannare. Oh no. Vediamo un po'. Hai già usato il... Dov'è ingannare? Bluff. Inganno. 20. Ok, tra l'altro a questo punto te lo devo dire perché l'avete ucciso. Il potentissimo lassativo che hai dato da bere alla creatura avrebbe fatto effetto in qualche minuto. Purtroppo morendo ci sono già state delle funzioni naturali. No, vabbè, dobbiamo far cagare tutta una stanza. Cazzo, che peccato. Peccato. Non vabbè. È stato abbastanza... È stato troppo rapido. Speravo fosse un sonnifero in realtà io, quindi... No, è un potentissimo lassativo. Che contro il boss secondo me sarebbe stato un tocco di classe. Se il boss comunque si caga addosso sarebbe stato bellissimo. 20, quindi l'inganno tiene e ti guarda, dice: ah beh sì, non sarà bello, ma gli alloggi sono di lì, quelli più vicini. Allora va bene, ci andiamo a riprendere per un pochino, ci diamo una sistemata e poi andiamo a parlare col capo. Mm-hmm. Voi mi raccomando, continuate a riposarvi, che poi appena mi danno gli ordini nuovi prendiamo noi magari un vostro turno, che vi vedo belli stanchini. Tesi, più che stanchini. Reclute. No, sono stufo di parlare con te. Tu, lì in fondo, biondina. Rune, che fai? Sono io bionda? Non lo so, nel disegno che ho io sei biondina. No, come non sei? Sono bionda, però sei castana, come sei? Sì, sono castana, va bene. Castano chiaro, può essere un biondino un io po' così. Tipo... così, spuntano le trecce, ma... Dimmi. Cosa ne pensi dei rinforzi? Aspetta, non mi ricordo cosa gli ha chiesto Werther. Cosa gli ha detto Werther? Werther, cazzo. E si tiene a tempo, si fuori, oddio. Siamo spacciati. Annetta non sono andata. No, ho perso la mia. Annetta, moriremo per colpa tua. Per tutti, proprio Annetta doveva chiederglielo. Prima ammazza il coso e poi... E io poi super cazzolato, li ho rinchiuditi. Praticamente gli ho fatti diventare i miei migliori amici e roviniamo tutto. Ricordatevi che io di carisma faccio cacare. Allora, ok. Che possiamo tranquillamente farcela e che voi potete riposare dopo. Ti giuro, non mi ricordo cosa gli hai detto. Un attimo di panico. Aspettiamo che la questa si riprenda. Questa cosa sta succedendo spesso. Che io avrei, le cose, scusate. Avrei un modo per continuare a supercazzolare, ma aspetto quanto è proprio necessario. Lui guarda. Evidentemente non sei stata scelta perché sei... Tu invece, ragazza, cosa ne pensi dei rinforzi? È sufficientemente chiara la domanda? Non mi è stato detto di pensare quando sono venuta qui. Mi piacerebbe che alcuni della mia squadra ragionassero così. Chiederò un piccolo trasferimento interno. Comunque qui io e i ragazzi parliamo liberamente. Potete dirlo che vi fanno altamente schifo, che sono insopportabili. Non lo diremo al capo, non preoccupatevi. Poi rinforzi, non siamo noi rinforzi. Già. Poi puzzano.
puzzano terribilmente. Cioè, sì, ok, Jerry non ha un buon odore, ma quelli sono un'altra cosa. Eh no, è uno schifo, non si può andare avanti così, eh. Io non so con che stomaco tu vai a dormire nel dormitorio, ma se ce la fai. Ho avuto un piccolo incidente con della polvere da sparo, non sento più gli odori, quindi su quello... Ma ci sono degli alloggi migliori dove potremmo stare, allora? Penso che in questo momento la squadra di Massimo si sia presa gli unici alloggi decenti rimasti. Certo, se glielo chiedi penso che un po' di spazio te lo facciano, però... Capito, Massimo. Che ragazzaccio. Vabbè, direi che è arrivato il momento di andare. Vabbè, ci riposeremo un'altra volta. Ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo di ronda, ci vediamo dopo. Va bene, torniamo a giocare, ragazzi. Vi veniamo a chiamare quando è il vostro turno. No, diteci più o meno tra quanto. Così magari intanto diamo un'occhiata in giro, ci facciamo meglio un'idea, ci acclimatiamo. Magari conosciamo qualcuno di simpatico. Siete reclute, non voglio prendermi troppe responsabilità. Fatevi la vostra dormita, ci vediamo domani mattina. Tanto, cosa dovrebbe succedere? Abbiamo in pugno questo schifo di città. Infatti sono dei poveracci. Va bene, allora buonanotte signore, noi andiamo. Dove vi dirigete quindi? Prendete la porta? Innanzitutto se loro escono io mi chiudo la porta alle spalle. Partiamo da questo presupposto. Che senso se loro escono? No, se escono gli altri tre. Ah, ok. Le altre tre reclute nuove, io chiudo la fila e chiudo la porta. Ok, allora... Vi avevo detto che era l'altra porta, mi ascoltate mai, cazzo? Vi mostro quindi che qua c'è una porta che conduce a una porta che conduce a una scala che verosimilmente si riallaccia a dove già siamo stati, quindi possiamo anche bloccare tutta la porzione di mappa. E potete tranquillamente collocare le vostre pedine. Ok, avevo capito che ritornavamo. Ma no, no, ritorniamo su. Cioè, io avevo capito che uscissimo dalla porta da cui siamo entrati. Sì, sì, no, usciamo dalla porta da cui siamo entrati, per quello che gli ho detto. Ah, lui vi indica l'altra porta quando gli dite dove sono i dormitori. Vi dice sì, di sì, sì, ma lui ha detto che non è il caso di andare in dormitori, noi lo prendiamo in parola e usciamo dall'altra parte. Ah, ok. Torniamo sui nostri passi. Ok. Vi chiudete la porta alle spalle, quindi siete di nuovo nel corridoio. Ed è lì che appunto gli dico, io ve l'avevo detto che era la porta sbagliata. Va bene, Werther. Non so, io non ho capito niente di quello che è successo. Ero troppo lontana, non stavo ascoltando. Devi solo ringraziare che io non ti abbia tirato un calcio quando hai provato a superarmi. Allora, gli avrei detto che qualcuno è entrato a fare un attacco e li avrei mandati via. Ma anche così è andata bene, sei stato fortunato. Quindi tu mi stai dicendo che volevi dare praticamente un allarme dove noi stiamo cercando di muoverci il più furtivamente possibile? Li mando era un'idea nella direzione opposta. Ad ogni modo non abbiamo tempo per discutere adesso. Andiamo. Io faccio strada e vado nella porta di fronte, quella dove volevo andare subito. Bene, verso l'alto. Ok, fammi una prova di percezione. Allora, possessions. Beh, questo 5 denota che sì, è una porta. Ok. No, un'altra porta che esplode, no, non sei andato, ti prego. Tutto quello che... Allora, noti, vabbè, te lo dico, nonostante il 5 ti do delle informazioni sommarie, perché vabbè, è palese. È palese che... Questa porta e quella di fronte siano molto diverse. Quella che avete appena aperto è una portaccia di legno o qualsiasi da dungeon, nel senso da come si dice dungeon in italiano? Sotterraneo. Sotterraneo. Segreta, cioè, sì, ok, una porta da... Non certo da esterni, non è una bella porta. Questa, da cantinaccio. Esatto. Questa invece è una... porta, cioè potrebbe essere la porta di un'abitazione, cioè
una manigliona, c'è un grosso chiavistello. Il resto al momento ti sfugge. Fermi. Fermi. So che mi sto per fare del male fisico, appoggio l'orecchio alla porta. Ok. Fammi una prova di percezione allora, sull'udito. No, l'orecchio, non il dito, appoggialo qua. Mamma mia. Devo smettere di ammazzarmi di tachipirina. Allora. 7, 2 in più. Quindi capisci che... Fai un po' di tiri e avremo anche di che... Insomma. Io così l'ho presa la patente. Non senti nulla. Non sai se la porta è troppo spessa, non sai se semplicemente dentro non c'è niente che faccia rumore, non sai niente, semplicemente non si sente nulla. Prova a leccare la porta, così vedi che gusto ha, e... oppure la apriamo. Provo molto piano. Ovviamente chiunque stia guardando Werther, che fa cose, può farmi tiro percezione sulla porta. Va bene, dai. Cioè, se guardate la porta, se guardate Werther, sì, potete farlo. Infatti, proverei a fare un tiro percezione. Che è qua. Ok. Tanto sarà chiusa questa porta. Vabbè, figa, se tutti dei falegnami, che cazzo è? Allora, io e Cassandra non avete grossi dubbi. Quelli che sono riportati sulla porta non sono semplici ghirigori e ornamenti. Ci sono svariati glifi e iscrizioni sulla porta. Potreste non sapere cosa fanno o cosa c'è scritto, però stanno su una porta. E sembrano abbastanza freschi. Prendo Werther per il bavero. E salvo la campagna. E salvo la campagna. Lo alzo e gli indico i segni. Questi sono probabilmente le stesse cose che ti hanno fatto prendere un bel po' di scossa. Ah, e... Vabbè, togli l'incantesimo? Visto che io già in passato ho riconosciuto cose magiche e glifi simili, e quello che ha detto Reyrak mi ha ricordato di averli forse visti dopo che sono esplosi su, su Werther, posso provare a fare un tiro di arcano per vedere se riconosco di che si tratta o come cancellarli in caso? Come no? Senza esplodere. Certo. Tanto, con il mio 21 come minimo mi sono bruciata i tiri di 3 sessioni, quindi... Esatto. Però... Uno. Arcano, giusto? Sì. Capisco moderatamente nulla. Allora, diciamo che non capisci, richiami qualche nozione che semplicemente hai appreso, ovvero sai che la magia si cancella con la magia. Cioè, ci sono delle formule magiche che servono appositamente ad annullare la magia. E pensi, se solo avessimo un mago. Oh no. Ce l'avremmo anche avuto se non l'avessimo cacciato. Se non fosse a spendersi i soldi della ricompensa che vi ha scalato. È tutto parte del nostro piano. Per la seconda volta. Del vostro piano, verde. Allora. Io appunto guardo Rere che faccio, cancellalo, no? Cioè... Non ne sono in grado. Scusami, ma com'è possibile? Te fai le magie, cancella la magia. Ci sono diversi tipi di magia, Werther. Sfortunatamente quella che ho a disposizione non è in grado di cancellare questi segni. Sapevo che dovevo studiare magia come voleva mia zia, porca puttana. E quindi, niente, ma... Io adesso che vi ho dimostrato che effettivamente la porta giusta dove andare è questa, come dicevo io fin dall'inizio, perché se una porta è così protetta, probabilmente di qua bisogna andare. Sono... E di qua dobbiamo andare, cioè non è che... Vabbè, rientriamo dai tizi qua dentro e chiedimogli se la porta si può aprire, se c'è qualcosa, non avevano parlato di dormitori, di gente, di cose. Allora, i dormitori sono dall'altra parte della stanza. Va bene, entriamo, gli chiediamo, gli diciamo che ci hanno detto di non andare. Non hanno la chiave. Non hanno la chiave. Da quando sono arrivati i rinforzi, loro non hanno la chiave. Potremmo cercare questi rinforzi, che a quanto pare puzzano tanto.
quindi comincio a pensare che non siano umani e probabilmente loro hanno la chiave. Io provo... Non so se loro hanno la chiave. Aspetta che guardo quanta intelligenza ho. Aspetta un attimo. Io intanto non sto zitto. Quindi nel dubbio mi prendo... C'è un sassetto o qualcosa? Sì. Ok, prendo un sassetto e lo lancio contro la porta. Così, random, per vedere se esplode. Non esplode. Non succede un ammazzo. Più. Apparentemente non succede. Io ci ho appoggiato l'orecchio, quindi teoricamente... Se... Ma tu non sei un sasso, credo. Meno male. Non sono aspetta. Sicura. Che senso? Non dovrebbe essere peggio non essere un sasso. In che senso? Cioè, quindi ci rimane una serata difficile per Rune. No, no. Io vorrei chiedervi una pausa, se possiamo. L'ho chiesto un po' perché ho un mal di testa tremendo. Devo prendere qualcosa per il mal di testa. Ah, fai. No. Dov'è che l'hai chiesto? Io non ho letto niente. È giù in chat. Ah, fai. Ci prendiamo 5 minuti. Se non è un problema. Sì, così prendo l'acqua. Perché non sto capendo più un cazzo. Vai, mi capita alla sera, scusatemi. Chiacchieriamo 5 minuti con la chat, sono solo che contenti. Allora, possibilità numero 1. Quanto secondo voi Cassandra ha possibilità di sposare il tizio dei marchi rossi e fare scalata al vertice? Poca, te la impedisco io. Tu guarda, stai attento che Cassandra non ti rivolgerà mai più la parola allo stesso modo e a costo di morire male per il suo orgoglio dirà no, tu non mi curare. Quando si sei svenuta, ti curo. Mamma mia, mi immagino una Cassandra tipo arrabbiatissima e non ti parlo più. No, non ti parlo più. Sì, comunque non credo che i rinforzi abbiano la chiave. Penso che il tipo si è chiuso a chiave proprio perché non si fida dei rinforzi, così a naso. E comunque, se fossi stato io il mago, tutte le volte gli dicevo andiamo di qua, andiamo di là. Sì, hai ragione tu, fantastico, sono un cazzo di halfling. Ma vai a cagare, pirla! Poi ho sempre ragione. Sempre ragione. Adesso capisco Andros. Tu devi essere super felice che io sono buono. Perché stavo per non fermarti. Stavo per lasciarti aprire quella porta. E te lo saresti meritato. Te lo saresti meritato. Però alla fine avevo ragione io, quella porta e la dovevo andare. Sì. Cioè, se continua a dire ho ragione io, apriamo, c'è un bestione clamoroso, quanto è vero il cielo, gli chiudo la porta alle spalle e me ne vado a piangere il coso morto nel crepaccio. Allora, partiamo dal presupposto che se c'è un coso enorme e clamoroso la porta non era incantata magicamente, cioè era lasciata proprio per la serie. Buongiorno, morti! Tu non sai se l'incantamento è fatto per tenere quel coso dentro. È vero. Questa è sempre una cosa fondamentale da ricordarci. No, quante giocate mancano per la fine di un PG, un D6 di dado del destino? No. Attenzione. Attenzione, tiriamo. Ci abbiamo i mezzi professionali. Che significa questa perché cosa? Perché torno e stai tirando dei dadi? È un dado del destino. 5. Cinque sessioni. C'è la fine di un personaggio. Uno ci saluta. Vabbè, uno magari è un PNG, raga. È vero, è scritto personaggio. Interpretabile. Questo, quindi mi ributto a cannone. Loro sono lì che, no, la poi glifi. Allora io dico, guarda, faccio lo scottato un attimo. Le soluzioni sono due. O cerchiamo di aggirare la stanza qua degli nostri amici qua sotto e magari c'è un altro ingresso per i dormitori. O... E ci rimane solo un'altra stanza dove andare, dove c'erano quelli tutti rigidi sulle lapidi. E non è che abbiamo molta scelta. Le altre stanze portano, cioè le altre strade che abbiamo fatto per adesso portano tutti a vicoli ciechi. E invece nella stanza degli scheletri c'erano almeno una porta, ho visto. E... Vorrei dire una cosa. Un po' guardando anche la mappa. Un po' in generale, non siamo andati fino in fondo dall'altra parte del ponte, in questa zona qua. Là c'è una stanza che non ci siamo mai entrati, quindi non sappiamo se c'è un'entrata, cioè se c'è una continuazione della cosa oppure no, dell'edificio. Indicami che io ho la mappa super zoomata e non vedo dove stai indicando. Questa. Sto... Proprio... Ho un bel indicatore rosa. In alto, ok, proprio. Ok, ho capito. Quindi dico anch'io che sono arancione, guarda. In quella stanza tecnicamente non ci siamo stati.
però, cioè, per quanto mi riguarda, questa strada non è praticabile. A meno che non abbiamo modo... Com'è? A me non interessa. Qualunque sia la vostra scelta, tanto la mia opinione evidentemente non conta nulla, quindi andate dove vi pare, io vi seguo. Adesso non far l'offesa, è da quando abbiamo cominciato il viaggio che non mi date retta, ma io non è che me la... Tu non te la sei meritata, l'attenzione. Non me la sono meritata, se non fosse stato per me sareste morti con dei goblin. Vi avrebbero mangiato dei cani giganti, vi avrebbe schiacciato la testa quel tizio sul trono. Sarebbero successo un sacco di cose brutte, però non mi sto lamentando. Non perdiamo tempo, è inutile adesso. In verità, non mi sto lamentando, da tre ore a questa parte. Avete fatto andare via il mago che avevo convinto con tanto amore. Vedi, questa anche è una lamentela. Tu hai convinto il mago, ma se l'ho chiamato io... Non mi interessa. Fate come volete, io vi seguo. Visto che avete delle idee così geniali. Allora, facciamo andare avanti Reyrak, che lo vedo bello carico. Vai, facci strada, capo. Col cazzo, vabbè, che vado io per primo. Andiamo... Torniamo indietro. E tornerei al ponte. Mm-hmm. No, non dico assolutamente niente e seguo solo Reyrak in questo momento. È il mio punto di riferimento. Ok, quindi volete tornare al ponte? Sì. Con l'intento di oltrepassarlo e girare verso sinistra. Quindi... Oh no, di nuovo il ponte. Ok. Sì, di nuovo il ponte. Io guardo il ponte ricordandomi che Cassandra aveva detto che ci sono delle trappole sui ponti. Scaccio un po' il timore e lo oltrepasserei. E ora muoio. Sei dall'altra parte. Ok, va bene. Potete fare dei suoni strani, cicolini strani, ma... Faccio il passo più lungo all'ultima asse, che è mezza rotta. Va bene. E detto questo, andrei verso la stanza alla mia sinistra. Ok. Ve la illumino per bene. No. Sembrerebbe essere un magazzino. Punto di stoccaggio. Ci sono casse, barili, cose di questo genere. Simile al... a quello che abbiamo visto la sessione scorsa, un po' meno accogliente, diciamo, ma non è adibito a dormirci, però. Ed è chiusa, non ci sono uscite, porte, ok. Non c'è nessuna porta. E io ti dico, memore delle mie fantastiche avventure, io ti andrei a controllare questo pertugio qua per vedere se trovo magari... C'è un pertugio. Sui muri, cose come l'altra volta. Provo a fare un controllino dei controlloni. Fammi un indagare. Ah no, ma indagare non mi piace. Sì. È indagare. Perché non lo trovo mai sulla scheda. Aspetta. Indagare, vabbè, ho più 3. Dai. Si può. Beh, ho fatto 8. Beh. Sei lì. La tocchi, la smanacci. Stavolta non succede niente. Che stai facendo, Werther? Cosa volete che sto facendo? Sto vedendo se anche qui c'è un passaggio segreto come nell'altro corridoio, ma a quanto pare non c'è. Quindi dobbiamo tornare indietro. Quindi, ho un déjà vu. O cerchiamo i dormitori con le cose, con i rinforzi, o andiamo a trovare i ragazzi, quelli molto magri, nell'altra stanza. Voi che dite? Avanti, Cassandra. Parla, Cassandra. Ah, parla, Cassandra, siete in due. Esprimete la vostra opinione, parlo per ultima. Parla Cassandra, ditelo che non avete idee. Mentre faccio questa cosa voglio appoggiarmi nella maniera più sgraziata possibile alla parete con nonchalance. Ovviamente lo dico off, la mia speranza è di triggerare tantissimo il passaggio totalmente a caso, solo per bullarmi con gli altri. No, non ho idee, Cassandra. Grazie per continuare a farmelo notare. È l'ultima volta che ho avuto un'idea, e cioè di salvarti il culo da quella cosa. Praticamente
mi hai soltanto insultata da quando siamo arrivati nell'altra stanza, quindi no Cassandra, parla pure perché non ho più niente da dire. Io comunque me l'ero presa con Reyrak, ma ora che mi fai notare questa cosa effettivamente me la sarei dovuta prendere con te, bella amica che sei. Scusami? Io intanto mi sono appoggiata, dimmi che ho testato qualcosa. Aspetta, dove ti stai appoggiando? Palesemente dove stava guardando Werther. Aspetta che c'ho la scheda aperta. Ah, quindi siamo proprio entrati, ok, siamo proprio così, sì. Ok. Sì, boh, mi sono appoggiata tipo, aspetta che c'ho la scheda. Werther era qua. Giusto sì. Per, non oh so mio se Dio, la vista. Scheda non riesco a ecco, non riuscivo a chiudere la scheda. Boh, tipo qua. Cioè, l'ho tipo superato e mi sono appoggiata così. Ok. Ti appoggi in maniera un po' fintamente goffa per toccare il più possibile. Non succede niente. Mattoni su... Mattoni. Rioccia. Bella amica, io ti salvo in svariate situazioni perché, sai, non si contano sulle dita di una mano, ma su due, mia cara, perché non è che ti ho salvato una beh, volta. Beh sì, deduco che ti serva una okay. mano effettivamente a contare, però. Senti, Cassandra, hai trovato qualcosa? Non hai trovato niente? Vuoi continuare a dare aria alla bocca? Va bene, mi metto a cercare. Ok, calmiamoci. Hai bisogno di una mano? No, no, Reyrak, adesso ti fai da parte. Adesso guardate, Werther, scansati. Io mi metto a cercare. No, no, Reyrak, vieni qua vicino a me che questo me la voglio godere, ti prego. Voglio mettermi a indagare anch'io come ha fatto Werther. Vai. Io in tutto questo scopro di avere una pipa nello zaino. Mi siedo proprio così, me l'accendo e guardo la situazione. Mio che Dio, per me è quanto spero divertente. Di tirare alto, ragazzi. Fai, tira un 20, ti prego. Ti prego, tira un 20. E invece... Allora, c'era Cassandra... una sola tegola, una. Ed è caduta. Cassandra, palesemente... vede qualcosa di interessante e poi deliberatamente decide di ignorarlo e si concentra su un qualcosa di totalmente inutile e superfluo. Questa stanza è completamente vuota, ve lo posso confermare. E mi allontano. L'avevo detto anch'io, però quindi abbiamo deciso dove vogliamo andare? Non lo so, vogliamo mettere giù due sacchi a pelo? Vogliamo fare una dormita? Ci raccontiamo degli stornelli? Werther, vogliamo andare nella porta quella con i simboli magici, giusto? Allora, quella porta lì abbiamo capito che esplode, quindi te lo ripeto, oggi devi aver preso una botta prima che ti ha un po' rincoglionito. Io due strade abbiamo davanti a noi, parlo lentissimo, no? Proprio guardandola e gesticolando il più possibile. Mi sono arrabbiatissima con Cassandra, cioè, abbiamo due, guardami, non ti distrarre, guarda, abbiamo due Dette. Strade davanti a noi, o cerchiamo gli alloggi, mentre fanno questo discorso, o andiamo dove c'era la porta, calma. Quella tutta okay, istoriata, vai. Dove io sono entrato e c'erano gli scheletri semoventi. Due strade abbiamo da fare, non è che abbiamo molta scelta a questo punto. Werther, ho capito. E non mi pare. Sono arrabbiata, non rincoglionita. Questo lo stai dicendo tu e io mi voglio fidare della tua parola. Va bene. Siete degli ingrati. Pure. Siamo degli ingrati. Grazie. La prossima volta che cosa aspetti? Che io mi venda l'anima con un patto per poi farmelo, non lo so, rompere così a caso? Ma io non avrei mai voluto che tu vendessi la tua anima facendo un patto, Cassandra. Ma è una mia scelta. Sono libera di vendere gli umani. L'anima. Chi mi pare? Vabbè. Io farò finta di non aver sentito questi discorsi. Io volevo solo aiutarti. Fatto sta. Reyrak, ma raccontami com'era vivere da bambino con i nani, questo perché la vedo per le lunghe tra le ragazze, non so, hai qualche racconto divertente? Ma ti devo dire, nell'isola in cui sono cresciuto, quando ero piccolino, vedevo mio zio combattere, era molto, molto bellino, insomma, giocavo con i bambini, è stata una bella infanzia. Ah, vero. Bello, ma bello. Tu invece qua... Ma io sono cresciuto qua con mia zia, davo una mano. Va bene, mi avete stancato. Visto che nessuno è in grado di prendere una decisione, io tipo esco, supero Rune senza neanche guardarla nel modo più stizzoso possibile. Mi hai colpito dentro, cioè io volevo solo aiutarti. No, possibilmente anche fisicamente, sai, proprio il classico... Una spallata. Ti passo, esatto, ti passo accanto. Così.
Vai, vai. Addio, rotta l'amicizia best friend. Sì, sono diversi modi per aspettare il party. Questo è il karma, sai. E poi io tipo comincio a camminare e ad andare nell'altra direzione. Però vorrei fermarmi tipo qui, dove c'era l'altro passaggio segreto. Ma stiamo aspetta davvero che non sto vedendo qui. Della stanza. No, stiamo davvero tornando della stanza di... No. Stiamo, nessuno sta andando da nessuna parte. Io sto andando perché voglio notare una cosa quando arrivo lì. Non ho capito dov'è che stai andando. Neanche io ho capito. Dov'era l'altro passaggio segreto? Dov'era l'altro passaggio segreto? L'altro. Ah, ok, stai facendo tutta la sala di prima. L'altro, là. Ho sbagliato. Non lo stiamo trovando, ma ce n'è anche. Appunto, appunto. Ok, in direzione degli spogliatoi. Cioè, sì, c'è degli spogliatoi, dei dormitoi, bla bla, bla, dove c'è il piscinone. L'idea di Cassandra in questo momento è: se c'è un passaggio segreto, voglio vedere che cosa l'ha triggerato e com'era fatto, e poi lo cerco di là. Ok. Quindi io sto palesemente tornando indietro, vedendo come è fatto, e poi torno da loro. Non credo di metterci 10 anni, insomma. No, quindi... no, ci metti una manciata di minuti. Devi attraversare il crepaccio buio con la strana prezza dove c'era una voce che vi parlava nella testa. Ma sì. E c'è il mio amichetto? Cose? Il mio amichetto! Allora, io, intanto che lei va via a fare questa cosa, mi avvicino a Rune, siccome la cosa mi ha molto divertito, dico, comunque secondo me avevi ragione tu, perché... No, ascolta, quella lì voleva fare... Cos'è che ha detto che ha fatto un patto con quella bestia lì? Ma stiamo impazzendo. Guarda che quella lì non è mica a posto, Io te lo dico. Guarda che c'hai ragione tu, hai tutto il mio supporto. Bella consolazione, il supporto di Werther. Grazie, esatto. Grazie, Werther. Ma che figurati, ci mancherebbe. E comunque, dove sta andando? Non lo so, ma... Mi dici tu quando ho fatto, giusto? C'è tempo, sì, sto facendo parlare loro mentre non ci sei, cioè, così non... che possano pugnalarti alle spalle. Grazie, Massimo. Una certezza. Reyrak, tu non sapevi cosa fosse quella cosa? No, non ho idea. Sinceramente, non mi sembrava una creatura pacifica, per quanto non aggressiva. Aveva troppi denti per essere pacifica quella cosa lì. Cioè, certo. E aveva troppa voglia di carne fresca. È quello che mi ha spinta ad ucciderla subito. C'è no, anche da dire che... Hai fatto bene, cioè nel senso, non è che io l'avrei lasciata vivere molto più di quanto abbia fatto tu. Sono rimasto un po' male per quella pozione che ci hanno dato al negozio, che è bella, attento a non bevere, però ho fatto un cazzo, però non è servita niente, però... Avranno avuto forse qualche problema durante la creazione. E che cazzo, meno male che non l'ho usato in un momento ancora più pericoloso, perché sennò eravamo fottuti. E quindi niente, se Cassandra mai tornerà, io le darei un po' di tempo, quando torna, poi nel caso vediamo. Ragazzi, due strade abbiamo da battere, non è che abbiamo molta scelta, non possiamo stare troppo fermi in un punto. Se ricominciano le ronde, qua è un casino. Quelli là li abbiamo fregati perché erano mezzi ubriachi, ma non credete che siano tutti ubriachi qua dentro, In tutto questo, io vi ricordo che voi siete entrati da qua in basso. Mm-hmm. Ok? Quindi comunque io vi ho mostrato, cioè vi ho aperto questa parte della mappa, perché comunque entrando da lì l'avete visto. Con un po' di orientamento potete anche raccapezzarvi che c'è una strada anche di lì, oltre a fare tutta quella che avete fatto prima e cercare di perseguire oltre la stanza dove ci sono quelli magari. Detto questo, Cassandra, per me puoi essere andata e tornata, e quello che hai fatto lo viviamo in flashback. Quello che è successo, poi dimmi se ti serve sapere altro, è che sei tornata nel punto dove Werther ha toccato qualcosa nel muro e questo si è ritratto lasciando il passaggio libero, e ciò che vedi è semplicemente una mattonella estratta all'infuori, al posto, cioè diversamente dalle altre, che sporge più delle altre. Non ha fatto nulla di... Colore, dimensione, malta più recente, niente di... No. Mi aiuti a distinguere? È fatta piuttosto a bene. A parte questa sporgenza, ok. Anche allora il muro è assolutamente identico a tutto il resto, cioè questa parte è costruita per essere così. Non è stata modificata dopo. Ok, e allora niente, quando arrivo dove stanno loro li ignoro, qualunque cosa stiano dicendo faccio proprio della serie, mi scivola tutto addosso e cerco di individuare nella stanza una un mattone che possa sporgere più o meno alla stessa maniera o come lo ricordi, e lo vado a tastare.
Allora, ricontestualizzo. Werther ha preso una di queste mattonelle, l'ha tirata verso di sé e si è azionata. Non ce n'è una che scorge più dell'altra, sennò ve l'avrei fatta vedere a sto punto. In tre l'avete cercata. Va bene. Allora, provo tipo nella stanza a fare la stessa cosa. Qui abbiamo detto che non c'era niente. Ignoro le casse. Nelle casse vedo che c'è qualcosa tipo scorte, qualcosa di interessante. Sono chiuse a differenza delle altre perché sono meno... Cioè ha senso, di là ci dormono, quindi le aprono e mangiano, qua invece non ha senso. Probabilmente le spostano di là quando vogliono aprirle. La fattura delle casse e dei barili è la stessa di quelli di là. Probabilmente sono la stessa roba, se vuoi aprirli. Allora controllo in due punti. Prima qui accanto alle casse, a sinistra, dove mi sono spostata. Sì. E poi provo nell'angolino che non c'è niente e non mi sconfinfera. Ok. Sopra. Fammi primo e secondo tiro. Ok. Il primo 20, ma non c'è niente da trovare. Il secondo 1. E c'era la porta. No. Indagare, hai detto? Sì. Trovare trappole e passaggi e indagare. 18. Dai col 2, ragazzi. Tutti pronti? Vai col 2. Dai. Eccola. Non sapevo. No, tu sei lì. Passi palmo a palmo tutta la parete. Sposti anche un po' il barilotto. Magari l'hanno nascosto dietro. Non succede nulla. Ritorni di là, forse anche un po' spazientita dalla cosa, nonostante questo strano pertugino, questa inseratura qua, non ti torna a dire che è strano, però tasti non succede niente. Ti fai l'idea che potrebbe essere semplicemente costruito così, perché qua magari ci incassavi o un armadio a muro, o vai a sapere, però non l'ha fatto. C'è una strana rientranza effettivamente nel muro, ma non si apre. In questa stanza non c'è niente, stiamo solo perdendo tempo. Sono d'accordo. Andiamo all'ingresso. Vogliamo prendere l'altra strada. Quella che ci manca. Allora, abbiamo due strade. Io credo... Scegliete voi, io vi seguo a questo punto, perché... Io lascerei quella con i non morti per ultima. Sì. Sì. Peccato, volevo vedere la tua potenza divina contro i non morti. Sarà per un altro giorno. Sarà per un altro giorno. Torniamo indietro allora. Che... Però dal ponte l'ultimo, no, quello iniziale, perché quello là non mi sembrava. Esatto. Usiamo di nuovo questo, che ormai lo sappiamo, siamo amici. Andiamo. Esatto. Ok, ho capito che giro state facendo. Attraversate il ponte e andate giù al posto che fai il giro da sopra. Esatto. Perfetto. Questa volta, no, di nuovo, sono delle scale che salgono leggermente e un po' come dall'altra parte, una volta che che siete in cima, vedete sulla destra un piccolo corridoio che finisce con una porta. Se avete un po' di senso dell'orientamento potreste ricollegarlo all'ambiente che avete visto prima con quelli che giocavano a carte, e una porta sulla sinistra invece. Entrambe sono porte normalissime di legno da cantinaccia. Dove siete in questo momento? Perché sulla mappa vi vedo in mezzo al carpaccio. Werther, prego. Ah no. Preferisco che andate voi. Io, visto che i miei servigi non sono apprezzati, allora andate avanti voi. Per una volta voglio vedere come ve la cavate. No, Werther, vai pure avanti. Va bene, farò io come al solito. Devo gestire tutto io. E apro la porta. Ok, così del botto, sali le scale e poi la porta. Non è che del botto, non è che faccio somebody come Shrek. allora, pensavo più a lavoracciuolo, però va bene. L'apro normale come una persona che sa che cosa c'è dietro la porta. Poi torni a casa, non è che sbatti la porta per entrare. L'apro normale. Ok, perfetto, così posso anche mostrare candidamente alla chat tutto quanto. E sono contento. Stiamo per morire. Allora. No. No. Ci sono un bel po' di... Goblin a occhio. Mostro la stanza, mostro l'ambiente, così è tutto bello. E vabbè, faccio prima a fare così. Sposto di livello e eccoci qua. Mi riprendo il mio 9, che tanto a voi non serve. Allora, quando aprite la porta, venite immediatamente investiti da una puzza.
è una specie di cane bagnato, ma brutto brutto, e da risate, urla, schiamazzi e piagnistei, perché all'interno della stanza ci sono tre bugbear, tradotto, sono tre tizi che nel covo di Kragmaw erano un boss, qui ce ne sono tre, che stanno praticamente ridendo, indicando e insultando un goblin al centro della stanza, uno di questi che è in piedi sul letto, che si sbraccia e fa un po' il matto, dice «Ecco il pavimento! Ecco il pavimento!» E il piccolo goblin che è lì che lo sta leccando così, piange, vi vede, fa due occhi immensi, sviene. Cioè, vede Verte e sviene. E... Allora, io faccio una domanda di cui potrei pentirmi amaramente. Non è che per caso riconosco il goblin? Purtroppo no. Okay. No, cavolo. Io ve lo dico, entravo dentro e lo salvavo a costo di uccidervi. Lo so, infatti ho deciso di dire di no, perché se no... Mandavamo in bacca la sessione. Io te lo capisco, lo capisco. Non è Timmy. E sarei comunque tentata di salvarlo, sappilo, oggi ho deciso che devo diventare come Hermione Granger, capito? Salvo le creature strane. Non è Timmy e non è nemmeno Yimik il giallo, anche noto come Re Giallo. Beh. Io sono lì con la maniglia in mano che vedo questa scena. Buonasera. Che cosa... Cosa? Che cosa hai fatto ai goblin? Oh no, niente, i goblin si stancano subito, ne conosco tanti, dopo un po' si addormentano, ma se gli dai due calci si risveglia subito, Forse. Non lo so, gli ho dati già tanti, non vorrei romperlo a un certo punto. È per quello che si è addormentato, allora sì, no, perché io ho un amico che gestisce un gruppo di goblin un po'... vicino Phandalin, anche lui li prendeva troppo a calci e appunto si addormentavano, e dopo un po' si addormentano, è una cosa incredibile, questi goblin non li fanno più robusti come una volta, E niente, allora buona serata e ci vediamo di ronda, e faccio per chiudere. Questo qua? Adesso si stava parlando questo qui. Ok. Questo qua nell'angolo fa no, 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 no! E tu chi sei, piccoletto? Ma io sono un grande amico del capo Kragmaw. Non ho idea di chi sia. Chi cazzo so ricorda come si chiamava quello lì, ma non so neanche se ce l'ha detto. Non me lo sono segnato. No, come no, parlava di sé in terza persona. Altro che... ma non me lo... Jimmy, Jerry, come si no, non mi, non mi sono segnato il nome. Clark. Il goblin con lo giallo? Clark, no. Ragione, Clark. Clark. Ah, Clark, ok. E sono grande amico del capo Clark. Bello, sono grosso. Colito. E niente. Si vede, no? No, 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 ma infatti hai proprio quella faccia di una persona estremamente intelligente che capisce quando... niente, questo qua ti guarda. Capo! Ha detto che le faccia da stupido. No, l'ho sentito, l'ho sentito. No, non ho detto questo. Ho detto che praticamente, cioè, voi ci voi, manda il capo. Voi, io glielo urlo tipo troneggiandogli alle spalle. Ci manda il capo. Ok, il primo che ha parlato. Donna. Quale capo? Vabbè, ne servi per caso tanti? Il vero capo o il tuo capo? Perché quello sì, che... abbiamo capi differenti, secondo me. Beh, voi siete dei rinforzi, quindi secondo te che capo servo? Questa psicologia è inversa, non so se funziona con queste bestie. Però Cassandra è talmente incazzata che ci crede tantissimo. Ok, il bambino ti guarda. Si porta una mano, è palese che non stia pensando, perché non sono così astuti, però non sa cosa dire, quindi perché non sta più capendo. E questo qua invece è quello che prima ha detto che avete insultato il capo, guarda. Capo! Qual è? Sono confuso, qual è il capo?
Tutto a posto, non vi preoccupate. Volevamo solo verificare che foste pronti per il turno tra un po'. Nessun problema, adesso proseguiamo il giro. Era solo un'ispezione di routine. A sorpresa, così, Vi state trovando bene? Volete che diciamo qualcosa al capo? Tutto a posto? Il goblin è di vostro gradimento? Il goblin è divertente. Gli umani sono noiosi. Ci stiamo lavorando. Bene, leviamo il disturbo. Inizio a trascinare. Arrivederci e chiudo la porta. Rune, dimmi. Senti una cosa. Mentre avete a chiudere la porta, un istante prima che questa sbatta, senti. Aiuto! E no! La porta si chiude. No! Appena si chiude la porta. No! Zitto tu! Bum, 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 bum. No, no. Sei vero un po' infame. Cassandra! Io non dormo stanotte. Cassandra! Sì. Digli che ci serve il goblin. Lasciatelo lì. Tiriamo fuori quel goblin da lì. Guardo Cassandra, le prendo le mani e faccio. Tutto perdonato. Spalanco la porta. Spalanco la porta. Ovviamente la scena cartone animato, loro si bloccano e lo stavano palesemente picchiando selvaggiamente. Il goblin si sta tenendo la testa. Io quando vedo loro spalancare la porta mi giro verso Rerak, lo guardo con aria sconsolata. Sono stanco, Rerak, molto stanco. Siamo in due. Ci serve il goblin. Questione di pochi minuti, ci serve per fare la ronda, lo dobbiamo usare come intrattenimento. Ve lo riportiamo subito. Il tempo di finire il giro, un paio di minuti. Il goblin sta intrattenendo noi. Tra poco dovete andare di ronda. È in prestito quel goblin, ce lo lasciate, ve lo riportiamo tra poco. Non vorrete mica passare tutto il tempo a giocare, voi siete grandi e forti. Io ho la capacità di far sentire tutti come il più figo del mondo. È uno ok, dei fammi un... persuasione. Eccolo. Eccolo, sì, lo volevo, il mio uno. Poi fai di nuovo uno, dai. Come no? È lì che mi guarda qua in chat. No, Cassandra, mi sono fidata di te. Sì, brava, brava. Dai, dai, dai. Mi piace. Pian pianino, sommando tutti gli uno. Quello che ha l'aria di essere un po' il capetto del gruppo. D'accordo. Ognuno deve potersi godere il suo goblin. Io ti presto il goblin. Mm-hmm. E tu ci presti la tua amica. Scusa, cosa? D'accordo, un patto è un patto. Dovremmo intrattenerci in qualche modo anche noi, no? Scusa, cosa? Io inizio a fare segni al goblin di avvicinarsi. Scusa, cosa? Non ci crede bene tanto neanche lui. Io guardo Cassandra. Io prendo il goblin, mi giro, al mio tre corri. No! Dici così al goblin? No, lo dici a me. No, lo dico al goblin. No, ma non ti illude, Annetta, tu sei spacciata ormai. No. Quanti erano meglio i non morti? Parliamo. Erano molto meglio i non morti. Io l'avevo detto. Che no, cazzo di scheletri, un paio di colpi di mazza li tiravo giù. Se il goblin scappa, il problema è del goblin. No, non è il problema del goblin. Quindi qual è il piano, Cassandra? Il goblin sguscia verso di te. Ma non ce l'ha un piano! Guarda, allora, il goblin sguscia verso di te, tipo Solid Snake. Si ferma un istante, una punta di rimorso, guarda Rune, dice... Mi spiace. No, io lo posso bloccare in qualche modo? Certo, schiacciato per terra, gli metti un piede sopra e si ferma. Ah, lo fermo. Così proprio. Si ferma. Guardo Cassandra. Scusami. Va bene. Avete fatto arrabbiare la mia amica. Perché questo vuol dire che voi pensate seriamente di potervi intrattenere con noi. Ricordiamoci chi è il capo da queste parti, d'accordo? Voi siete ospiti da noi, quindi voi ci lasciate il goblin e noi ce ne andiamo. Tutto chiaro?
qui non si sta trattando. Quindi... o volete che riferiamo al vostro capo quello che state facendo? Donna. Chi è il nostro capo? Eccola. Ecco. A chi vorresti ai feie? Clark. Clark è amico suo, non mi pare di averlo mai menzionato. Se mai, non io voglio vederla questa, non me la no, non voglio sapere questa. O sulla scheda delle bombe fumogene qualcosa, no, eh. No, ho visto Ainot alzarsi disperatissimo. Comunque un momento per apprezzare che l'intero party mi sta dando una mano in questa scena disperata. Ma perché dovremmo? Stavamo andando via, voi dovete salvare il goblin. Rune, infatti. Hai il dovere morale di darmi una mano se vuoi ripristinare la nostra amicizia. Hai cercato di venderla delle bestie. Ma ti pare che io adesso ti aiuto dopo quello che hai fatto? Ma ti sembra? Ho tentato di far fuggire il goblin, ingrata. Ragazzi, se volete io faccio l'uomo che prende gli appunti e vi dico che l'unico altro nome è un nome di un aracnide di colore scuro. Esatto. Esatto. Quindi io li guardo e con la faccia di bronzo dico: io non ho mai avuto problemi con i ragni, e voi? E glisso alla grande. Io tengo. Fammi un tiro. Di ingannare. Vabbè, ma queste sono cose che devo fare io. Ma dove ti stai inerpicando? Ragazzi, non ho mai sudato tanto. È un po' come se io mi mettessi a tirare una corda con una prova di forza. Cioè, ho un bonus. Posso corrompere qualcuno? No, in realtà avessi svariati malus. Che sono un master molto buono. Svariati malus, addirittura. Aspetta, prima che ci ripensi, fammi tirare. Esatto, no, ragazzi, 5. Ecco, a posto. È stato un piacere, ragazzi. Vabbè, no, senti. No, dai, si può ancora... Io li guardo con la faccia di lasciargli bronzo. Il goblin. Io capisco che sono anche sfocato. Io capisco che la situazione sta andando a puttane. Il goblin è sgusciato praticamente fino alla porta. Ok. No, oh, lo teneva. Io lo sto tenendo. Lo so, però non vi siete spostati, quindi mi sposto io. Vabbè, faccio... Qua. Okay. Tipo, allora, esatto, tu stai lì. Io capisco che la situazione sta andando a puttane. Più o meno provo una cosa disperata. Corro alla porta dove ci sono gli ubriaconi. Okay. La spalanco e urlo: le reclute si stanno ribellando, aiuto. Le reclute? No, le reclute, i rinforzi si stanno ribellando, aiuto. Raga, okay. Non so che cazzo fare, queste bocce menano tutti, almeno si menano tra di loro. Io che cazzo devo fare? Quindi tu dici, fai combattere contro tre bugbear, meglio combattere fra tre bugbear e quattro umani. Ma c'è no, la... faccio picchiare gli umani con i bad beer e noi ci vediamo da culo. Fatemi bere un attimo. Cazzo. Beh, ragazzi, è stato bello giocare con voi. Prossima, un momento per apprezzare che per una volta che Cassandra esegue una richiesta di Rune, tutti a dare la colpa a Cassandra. Rune ha detto: Cassandra, salviamo il goblin. E Cassandra, va bene, amica, così sarà colpa tua. Colpa di Cassandra. Allora. Ma perché tu sei più... cioè... io che potevo fare? Cioè, mi serve la musica giusta. Mi serve la musica giusta. E sarà... mi serve solo una cosa: prenderlo e lanciarlo sulla porta incantata. Proviamo questa. Ci serve una musica per questo momento. Ci sto. Al momento sono qui, che sono entrato urlando come un pazzo nell'altra stanza. Allora, azione diverte, dichiarata. Corro nell'altra stanza e dico: i rinforzi si stanno ribellando. Vi concedo una azione a testa. Poi, se deve scattare il fight, scatta il fight. Non vi faccio tirare iniziativa, decidete voi chi agisce per primo in base alle idee che avete. Werther prende tutti in contropiede e fa questa cosa. Non sappiamo come va a finire. Voi altri. Parlate prima voi. Non ho più un'idea, ragazzi. Hai un piede sul goblin? Sì, io tipo lo sto tenendo fermo. Sì, non c'è bisogno, cioè nel momento in cui gli poggi il piede lui si congela. Faccio un paio di passi guardando all'interno della stanza e chiedo: abbiamo problemi? Al gruppo. Ok. Quindi Ayak entra.
Subito dietro rune, ero. Ah, ok, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua. Esatto. Meno spavaldo, meno, troppo. Molto meno spavaldo. Rune. Il goblin, sotto il tuo piede, ti guarda con due occhioni da cerbiatto. Ti ricordano un po' il goblin più bello del mondo. Padrona! Droop! Vuole essere libero! Dagli un calzino, ma fa culo a sto uomo. Cosa fai? Hai visto delle chiavi qua dentro? Chiedi a lui! E ti indica il bestione. A quel punto il bestione dice: sei un goblin morto! Abbiamo ancora un'azione disponibile, Cassandra. Se hai una bomba fumogena in questo momento. Aspetta, ma io che avevo comprato di strano, ora che ci penso? Non so, un PG nuovo? Ho una... Una corda? Nulla. Nulla? Ho una pergamena di qualcosa? No, io... Io prendo la mia scudascia e cerco di fare una manovra tipo... imperiosa, non di attacco, ma tipo tu non sai chi sono io. Mostrare la vostra debolezza così non è degno di voi. Riprendetevi, fermatevi adesso prima che sia troppo tardi. Potreste pentirvene. E cerco di applicare per un'ultima volta la mia autorità e la mia capacità di far sentire gli altri molto fighi. Ok. Facendo leva sul fatto che si devono vergognare. Provano vergogna questi cosi. Tipo qui. Non credo proprio. Vampire, gente che fa guati e ti strangola. Sono grossi goblin pelosi. Che belli. Io direi che siccome non vogliamo fare luna per questa sera, ci fermiamo con tirate iniziativa. Vai. Ma la tiriamo la volta prossima. Per oggi abbiamo avuto sufficienti emozioni. Io ve lo devo confessare, perché tutti in chat lo sanno, ma anche voi lo sapevate, perché è più che palese. Sì, ve lo dico, c'è un passaggio segreto. Era ovvio, però no. I dadi non mi hanno proprio permesso di farvelo trovare. Ti prego, dimmelo, me lo puoi dire. È dove ho fatto uno, vero? Sì. Dove tutti abbiamo scazzato il dado, cioè era lì. Io in realtà non ci ho provato, però... Ci abbiamo provato tutti, nel senso, a una certa uno dice fatto, boh, non c'è niente. Ma c'è proprio l'insenatura, dice, beh, dai, ci vede. No. Allora, se io sono quello che va a parlamentare e quando apro una porta e vedo tre bag beer e capisco che non è il caso di parlamentare, vado via e chiudo la porta, mannaggia voi e sti cazzo di goblin. Cioè... A mia difesa... È canonico, cioè se dice davvero un goblin bullizzato che vi chiede aiuto, che sviene, è tutto da manuale. Senti, è un goblin che ti guarda con gli occhi da cerbiatto, lo puoi lasciare lì? Sì. Ma l'ultimo ci ha inculato il carro! No, è stato il mago elfo infame a fregarci Non lo sappiamo se è stato il mago elfo, ma questa cosa mi è... Gli ultimi goblin mi hanno fottuto il cugino. Esatto. Sì, questo è vero. Anche questo è vero, però. Questo tecnicamente... Non sappiamo neanche in che senso, cioè da... Voglio sapere in che senso. Chi ha visto Goblin Slayer sa che comunque è delicata la situazione. Ho fatto sì che dei goblin prendessero potere su un backbeer e abbiamo fatto la nostra buona azione con i goblin. Esatto. Cioè, non è che tutti i goblin dovevano trovare... Sentite, Cassandra vi ha maltrattati tutto il tempo perché l'avete trattata malissimo. Cassandra le chiede una cosa, prova a recuperare l'amicizia e voi guardate solo che adesso moriremo tutti. Voi dovreste invece apprezzare che Rune ha chiesto qualcosa a Cassandra e Cassandra l'ha fatto. Voi morirete, io ho chiamato le guardie, mi chiudo nella porta, sono cazzi vostri, io non ne voglio sapere niente. Vado dal capo dei Marchi Rossi, dico scusa, ho sbagliato, torniamo amici e... Comunque vi giuro, sono stata veramente tentata di dire bravi, prendete lei, così impari a rompere i patti e andarmene. Guarda, ero furiosa, veramente. Però comunque, ragazzi, il mio tratto caratteriale è che io parlo, ma in realtà cerco di farmi più intelligente di quello che sono, quindi voglio dire. Ah, ma perché voi guardate anche i valori? No, ragazzi, se avessi dovuto guardare i valori, io sono tipo una branda e basta. Anche che non ho bisogno di un cervello quando... No,
No, vabbè, io Rune non la sto giocando. Cioè, per me Rune non è particolarmente sveglia su alcune cose. Cioè, nel senso, non è che... Aspettate, ho una mascotte da... da sfoggiare in chat, mi ricordo. Ho un mal di testa che mi sta ammazzando. Hai chiesto dei disgustosi. Cioè, cosa che volevo dirvi? Poi sono super buona, cioè faccio tutto senza pensarci. No, secondo me è andato tutto assolutamente come... sì, come era giusto, dai, che andasse. In tu ti aspettavi una sessione? Cioè, tu, esatto, tu ti aspettavi che noi cioè, avremmo litigato così tanto? No, che aveste litigato così tanto no, anche se comunque con... mo ve lo dico, tanto siamo off game, il Nautic che vi scava nella testa e vi mette uno contro l'altro. Ok, stava. Sì, e poi ventivato, ok. Non pensavo che vi scannaste, cioè, che vi incazzaste perché qualcuno aveva ucciso... cioè, di no, quello era imprevisto, ma ci sta, mi piace. Per rispondere... così. Cassandra è quella che ha messo più sotto botta dal coso. No, ma infatti ci sta. Che, sì, che lei sbrocchi. Cioè, io ho trovato tutto coerente, ci sta anche che vi scagnate... sì, sì. Cioè, lo quando dicevo ci sono più modi di splittare i patti, intendevo anche questo, cioè il fatto, divergenze di opinioni. Ruolarmi la litigata mi è piaciuto un sacco, devo dire, anche perché sennò siamo troppo party best friend. Sì. No, cioè, ma poi non avete particolari ragioni, cioè siete soltanto mercenari al soldo della stessa persona, non siete amici. Quindi ci sta che vi scagliate. Non ancora. Sì, sì. Però... sì, io ti tiro un due schiaffi a te, ma poi... ma io adesso fra un po' veramente comincio ad andare per i fatti miei, vi lascio lì a picchiare di Quebec Beer, io me ne vado, perché c'è... Ma che vuol dire non ci sta tornare indietro per un goblin? Ma certo che ci sta! Ma non no, mai! Ragazzi, mai! Ma, che... ma io ho... oh, oh, cioè, allora, la povera Rune... lei fa tutto, è una mezza paladina convinta, cioè per lei o è tutto bello o è tutto brutto, cioè non puoi lasciargli il go. E Samu, che sa benissimo che io sto ruolando Rune così. Rune. Aiuto! Solo tu senti un... esatto! Cioè, è lì zitta, ma tagliamola un attimo. Io ho avuto un attimo di down, di mal di testa, però cioè, ci siamo, intanto oh, la sera mi capita. Comunque continua a sostenere. Scusate. Che i non morti erano più facili. Tra l'altro uno magari era anche non morto due volte, perché quello l'ho lasciato in fiamme. Quindi infatti magari sì, quello è già morto, noi non lo sappiamo, ne mancavano solo due. Comunque io rispondo a Loi, ma anche se poi domani durante la live ci ritorneremo sicuramente, che dice ma non potevano prendere il 20 visto che ci hanno provato in 80. Allora diciamo che prendersi il 20 è un modo di dire, diciamo, è un po' come la regola del ognuno la chiama a suo modo, il succedere a ogni costo, il riuscire a ogni costo. Non sono regole canoniche, ok? Sono house rule molto utilizzate, ma in quinta edizione non esiste il mi prendo il 20, ho successo. Se il master ti richiede una prova significa che c'è la possibilità che tu la fallisca. E per me trovare un passaggio segreto, per quanto tu possa essere convinto, non è una roba che dice vabbè ci sto 10 minuti, lo leggo bene, lo capisco. Cioè si tratta di toccare ogni singola mattonella, tirarle, spostarle. Cioè se fallisci il tiro, fallisci il tiro. Punto. Non c'era. Anche perché poi non è neanche detto che fosse di nuovo la mattonella, poteva essere una piastra. Esatto, può essere qualsiasi cosa. L'unico modo per passare da là è un piccone. Esatto. Con un piccone passi attraverso qualsiasi cosa. Anche se non c'è una stanza. Se mi aveste cominciato a dire rompo il muro, perché sono convinto che, ok, vi avevo detto che è una certa, veniva giù. Cioè, se settimana prossima sterminiamo tutto quello che si muove in quelle due stanze, perché adesso io ho chiamato anche gli altri, quindi dovrò ammazzare anche quelli. E alla fine, le famose chiavi che troviamo non servono per aprire quella porta, io vi porto fisicamente dagli scheletri, vi chiudo nella stanza, quando avete finito mi chiamate, riapro. Perché... a me l'importante è avere il goblin, poi fate come vi pare. Lo sgozzo il goblin, io! Lo sgozzo il goblin! Comunque, un momento per apprezzare che la posta di Cassandra è attiva e mi è arrivata la prima missiva. Attenzione! Attenzione! Sì, sì, signori, in questo istante mi è arrivata la prima missiva, quindi... Samu, te lo dico, prenderò possesso del tuo canale settimana prossima. Uh-huh. E 10 minuti a inizio o a fine live, scegli tu quando, faremo la posta di Cassandra. No, inizio live. È canon, così mi risparmio il riassunto, raga, perché c'è la posta. Bene, mandate le missive, Cassandra risponde. Sto leggendo. Vi ho mutolito, raga. No, io stavo leggendo perché ho visto delle robe interessanti. E, cosa che volevo dirvi? Ah, sì. Allora, secondo me
la sessione è stata densa come anticipato, perché c'è stata tanta roba. Io qua e là vi ho seminato della roba, qualche colore, qualche rifinitura che non è specificata nel manuale, ma per far tornare un po' di cose che spero che riusciate a cogliere. Purtroppo i dadi oggi più volte vi hanno detto di no, se no delle cose le avreste facilmente capite. Quindi siete stati un po' sfortunati coi tiri, però spero che poi ci arriviate in un altro modo. In tutto questo avete scelto un percorso, per quanto ho azzigogolato vai vieni, secondo me ha una buona quadra, cioè quando arriveremo alla fine avrà un senso anche aver girovagato così tanto. Beh, sì. Meno male, dai. Dai. Tanto ora i bugbear uccidono senza problemi i cappucci rossi e poi noi dobbiamo picchiare i bugbear, quindi via. A posto. Grazie, Werther. Grazie, Werther. Io non ve lo vorrei dire, ma se noi ci picchiavamo con i bugbear e quelli sentivano, venivano anche loro e ci picchiavano pure loro, almeno mi così. Sì, no, quello è vero. No, quello è legittimo, ci sta, sì, insomma. Sì. Non mi aspettavo l'impeto proprio così. Madonna, che fatica a tenervi vivi, ragazzi, io non so più come fare. Cavolo, io ho già il titolo per la prossima puntata. Tutto per un goblin. Ah, pensavo tipo un goblin per amico, una cosa. Un pugno di goblin. Comunque gioco male, ma gioco, ma perché Redak in verità non è così interessato a uccidere, almeno non gli umani. Per quello. Io ho ucciso solo due goblin e ho gambizzato un umano. Beh, ma anche perché comunque nano ultimo non si può vedere, nano chierico, cioè che sia. Cioè in un party con due guerrieri e un ladro ci sta che il chierico non abbia chissà che... Che kill. Dammi un paio di livelli e inizio a castare incantesimi, eccetera. E sì, ma adesso ho tre incantesimi e se li uso non li curo e loro muoiono. Al terzo quando saliamo? Ma se uccido il goblin dovrebbe mancare molto livello. Poco. Quindi okay. Uccidiamo il goblin e saliamo al terzo livello, ragazzi, fatta. Il goblin! Terzo livello e poi picchiamo il resto. Anche perché questa cosa che io abbia 9 kill e sia ancora al secondo livello, master. Sì. Ho ucciso la flora e la fauna e sono ancora al secondo livello, cioè dovrei essere almeno al... È come quarto. L'episodio di South Park che vai nei boschi e uccide i cinghiali. Ad ammazzare i maiali, esatto. Per fare XP. Esattamente. Allora, detto questo... Oggi chiudiamo un po' prima perché so che siamo un po' tutti cotti e inoltre, cioè, un po' perché siamo un po' tutti cotti, un po' perché ci siamo infilati in una situazione che al contrario rischiamo di fare veramente tardi, quindi tanto no, meglio. Soprattutto perché Gabriel sta male e quindi vabbè. No, ci ha chiesto lui proprio di... Non è vero mai. Però... Esplicitamente era stanco, poverino. Sì, l'ha chiesto proprio lui. Da mercoledì che dormo per cercare di pigliarmi. L'unica cosa che non ho è la stanchezza. Pensa quanto stanco è, da mercoledì che dorme e ancora non riesce. Allora, in tutto questo, rispondo a Taurus, anche se come sempre vi ricordo che domani ci sarà tutto lo spazio per scavare nella sessione di oggi, però siccome fa una domanda generica e dice come fanno a salire di livello in questa campagna, lo stat set in questo è un po' strano, perché è bello in tutto tranne per il fatto che usa gli XP. Quindi, tipo, in questo specifico dungeon, alla fine di ogni stanza dice se hanno fatto questa cosa guadagnano 100 XP. Che tu dici, beh, me ne servono 4000, cioè dammeli tutti alla fine. Il bello è che alla fine di questo dungeon, lo stat set dice, ok, bravi, avete finito. A un certo punto dovreste aver livellato. Quindi dovreste. L'indicazione è, mi scusi. Perché lui dice, tu conta gli XP, quando se ne hai abbastanza sei livellato. Ma se non ho ucciso, cioè sono evitato. Cazzi tuoi. Dovreste. Quindi è tutto un po', però alla fine del capitolo livellano sicuro. E ci sono abbastanza vicini, cioè io pensavo che già oggi ce lo portassimo a casa. C'è stato un po' di crisi interna. Come al solito. Strano, esatto. Però siamo lì, cioè siamo proprio a un passettino. Dai. Detto questo, signori, vogliamo fare il classico giro di quando trovarci come dove? Yep. Solido ordine? Sì, ormai è canonico.
domani alle 18 ci vediamo sul salotto di Giano per fare il solito ti racconto una storia. E stavolta scriviamo un'avventura per Pendragon sui viaggi nell'aldilà. Quindi siamo a tema viaggi e viaggiatori, quindi facciamo una cosa per lo spooky Giano Halloween, che da noi dura fino a fine novembre. Fino ad agosto. Vabbè, perché il 2 novembre era il giorno dei morti, quindi perché non tutto il mese dei morti? Quindi evviva. Viaggio, mi cuccate il viaggio nell'aldilà. Okay. E giovedì invece salta Giano in cucina perché è il mio compleanno, bella per tutti. Vado a festeggiare. Onesto. E niente, fine. Quindi c'è solo domani. Domani. Prego. Annetta. Vado io. Sì. Allora, mi trovate domani alle 18 ad ascoltare la live del salotto di Giano, quindi andate tutti ad ascoltarli. Poi alle 21 domani sera ho, se sopravvivo questo mal di testa, ho il mio appuntamento solito con una pinta per l'ospite. Domani ho due ospiti, facciamo due personaggi gemelli, quindi venite a vedere che cosa combiniamo. Tutta la settimana live alla mattina e sabato mi trovate alla Games Week. Non ho uno stand, vago. Trovate qualcosa in anteprima allo stand di Meet Meets da Mila. Trovate qualche illustrazione in anteprima del libro che uscirà tra poco, speriamo. Cioè, qualche problema con la stampa, ma ce la faremo. E niente, quindi se siete in giro ditemelo, perché ci incontriamo a sabato. Ok, allora a me mi trovate domani mattina come al solito a mezzogiorno in live per tutta la settimana, domani che cazzo di giorno è? Martedì. Mi trovate fino a giovedì in live, tutti i giorni come al solito a mezzogiorno, che continuiamo i Guardiani della Galassia, miglior videogioco dell'anno probabilmente, forse anche degli ultimi 5-6 anni. Bello. Sì sì, è una figata incredibile. Poi mi trovate venerdì, sabato e domenica con tutta la voglia che mi contraddistingue, soprattutto alla Games Week, proprio perché poi a me piacciono proprio le fiere, mi piace proprio stare in mezzo alle persone e niente, quindi questi sono gli appuntamenti, tutti i giorni a mezzogiorno nel weekend alla Games Week. Mi ricordo che a Gabriel piace essere toccato, quindi non indugiate ad abbracciarlo, accarezzarlo. Allora, ti dico solo che ho fatto delle grafiche per sai le spille quelle grosse tipo partito americano quando si va a votare? Sì. Ho scritto grazie per non toccarmi, che se riescono ad arrivarmi in tempo agli iscritti gliele regalo. Bello. Perché è giusto, così... così, perché non mi dovete toccare, cazzo. Chissà se riuscite a mantenere la tradizione, anche Annetta riuscirà a non farsi la foto. Ah no, beh, ma per io capito. Tecnicamente una foto ce l'ho. Noi volendo una foto ce l'abbiamo. In cui lui non mi aveva notato e quindi mi sono fatto un selfie con lui che guarda tutt'altro. Bellissimo. Io invece sono in live sempre alle 6, finito lavoro, da domani a venerdì, mi ero detto dai, devo crearmi una scaletta da fare, non l'ho fatto, perché non ho avuto tempo, però credo che venerdì, la live di venerdì la faremo un po' creativa, quindi o continuo a dipingere il drago o... lavoro sul videogioco, che è una cosa che vorrei continuare a fare ma col lavoro non sto riuscendo, o altre cose, quindi dai, se volete, se no mi ritrovate sempre qua e via. Il fine settimana normalmente gioco a D&D e mastero e basta. Bueno, e tra l'altro io vi faccio una anticipazione a voi che siete arrivati alla fine della live, in realtà dovevo dirlo domani, ma sti cazzi, non anticipiamo oggi. E spero di fare un pochino più contento Gapaio, perché non solo sarò a Milano Games Week tutti e tre gli stessi maledettissimi giorni, ma se ho capito bene, siamo in stand insieme, perché io sono da Fantasia Store tutti e tre allora i giorni. E allora siamo in stand insieme la mattina. Però sei un po' più contento, dai. Twist. Beh, no, ma infatti con Sam le abbiamo le foto e con gli altri. Ah, vedi che traditori, ora si spiegano un sacco di cose del perché gli anni di Werther funzionano. Infatti. Funzionano perché hanno un senso. Sì, hanno un senso. Far scappare il goblin contando al 3 era un ottimo piano. Poi, anche regalargli rune. Sì, poi rune, l'ha fermato. Poi, attenzione, volevo darvi un piccolo spoiler.
sappiate che a febbraio probabilmente vi ruberò tutti e quattro per una campagnetta che ho scritto. Attenzione, così ce lo dici? Da metà febbraio in poi, perché a gennaio ho quella di Harry Potter, ma a febbraio quasi finito di scrivere una cosa molto carina. È un gioco, cioè non si tirano i dadi, io non so se me la sento di giocare con l'Aurea. Con i risultati che fa. No, mi sa che la faremo semplice, perché giocheremo su Savage World, guarda, perché non ho trovato un manuale dove infilare sta cosa, quindi quando non sai cosa cazzo fare si usa Savage World. Quindi. Ci sarà un perché se faccio un'opera, ragazzi. Sì, infatti. E perché gioco sui narrativi. Ho fatto Attenzio, 8. Marzo 2022, ho fatto amici. 29. Per favore, per favore. Però mi piace questa cosa che a turno ognuno fa il master, eh? Eh sì, bello, bello. Annetta. Annetta. A Natale. Cthulhu Tech a Natale, allora. A Natale abbiamo detto, no? La sera, no, perché il cenone. Domani. Perché domani. Se posso paccare la famiglia mi fai solo che un piacere, eh? Eh no, cazzo, a Natale devo sempre andare dai parenti di mia sorella, ma sarà... Ma è lei che si è sposata mio cognato, mica io. Perché devo andare dai suoi parenti? Cioè, se volevo dei parenti in più mi sposavo pure io, ma perché devo andare dai parenti di mia sorella? Poi urlano sempre, sempre, tutti sono 122 per il fratello di mio cognato. Poi io posso vivere così. Scusate, quindi Cthulhu Tech a Natale. No, aspetta, fatta. Basta, col signor Amenta. Cioè, con pensare. L'albero di Natale che ti prende vita e inizia a picchiarti. Sì, io lo metto qua e gli do fuoco. Così. Bellissimo. Magari i regali sono tutti elettrodomestici che prendono vita sotto l'albero. Bene. Ma sempre meglio che andare a pranzo da mio cognato. Ma sempre meglio. What? Un saluto. Un saluto al cognato. Saluto al cognato. Ci segue sempre. Ciao Alberto. Allora, io a questo punto, se mai ci sarà una campagna di Cthulhu Tech, Annetta, l'assist, Gabrio che prende in mano qualsiasi elettrodomestico, meglio se un tostapane, il tostapane, uella. Per forza. Comincio a urlare cose. Mi piace. Tostapane, plot twist, è mio cognato. Esatto, è quella la situazione, ovviamente. Quindi... Detto questo, momento di follia a parte, io non ho detto quando possono trovarmi, vabbè, al di là che potete trovarmi tutti i giorni della Games Week, se non succedono cose incredibili che non dovrebbero, e domani alle 15 che siamo qua insieme, appunto, oltre che fare un giga unboxing sempre di fantasia, sto gioco un pacco da una settimana che qui non ho potuto sapere settimana scorsa apposta per vederlo con voi, quindi siateci maledetti. E poi parliamo della sessione di stasera, di tutto quello che si è visto, non si è visto, di cosa è stato modificato, di cosa invece è assolutamente così e di come potrebbe evolversi tutto. Perché quello che si domandano tutti in sala è: bello, belli i protagonisti, ma dimmi? Però domani, per favore, meno disgustosi. Impossibile. Sì, infatti, raga. Perché già non la vedo bene. La allora, ce l'ho. Siccome voi sapete che i disgustosi la live del martedì decidono una roba. Decidono una roba. Domani, in live, decidiamo. Verte, apre la porta. Cosa succede? Ammazzo, no, bastardo. No, è così, è troppo. Siamo morti. La sessione così. Siamo morti. Sì, è troppo. Magari vi sorprendono in... Sì, non è mai successo, certo, in 3 anni, però magari mi sorprendono. Potrebbero tritarci anziché decapitarci, mi pare un'ottima cosa. Madonna, quando mastero io, ragazzi, non passate la prima stanza. Disgustosi, comportatevi bene, altrimenti niente Cthulhu Tech. Ai, attenzione, sgancia l'asso. Attenzione. Va bene, lo accettano, sono disgustosi, giocano a regole disgustosi, ci sta, il laicato è assolutamente contemplato. Bene, bene, domani ce ne ricorderemo. Detto questo, signori, per questa sera ci salutiamo, così ci lasciamo noi un pochino più presto del solito, andiamo tutti belli e riposati, così domani siamo tutti più... parzialmente vivi, perché non sarà questo 4 d'ore in più che mi permetterà di rinascere dalla non morte. E
Buonanotte a tutti, ragazzi. Spero che la chat si sia divertita, anche se ho visto che non faceva commentari, quindi mi sembra un buon segnale. E spero che anche voi giocatori vi siate divertiti a scannarvi fra di voi e distruggere completamente un party che poteva essere meraviglioso in un sogno incantevole, invece è un inferno. Ciao a tutti, ragazzi, e a domani o alla prossima. Buonanotte. Ciao. Notte. Ciao.